due che sei io. Ehi, Shalom. Shalom. Shalom, che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia. Ancora un giorno qui per le strade e per le vie, per far conoscere la verità attraverso la Bibbia. E come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria e il potere e le lodi a Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham Rakdash. Yahweh è il vero nome del Padre, Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramulino, GMS, per aver insegnato bene la verità della Bibbia. E Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Eccoci un altro giorno qui per le strade e per le vie a servire il Dio vivente Yahweh e il suo figlio Yahweh Shai attraverso questo ministerio, attraverso il ministerio che gli stessi apostoli hanno dato l'esempio, anzi il ministero che iniziamo dal Messia Yahweh Shai, ok? Che all'età di 30 anni iniziò il suo ministero andando per le strade di villaggio in villaggio, di città in città, fin quando gli permettevano, ok? Se poi la Bibbia ci dice che fin quando vi permettono di insegnare una città rimanete e date in quella città, poi quando in quella città non ne vogliono più prendete e cambiate città. Anzi, iniziamo da quel precetto, se... che questa è anche una cosa interessante da comprendere, che da quando è che siamo qua a Bassano? Credo sarà circa un annetto. Prima di essere qua a Bassano abbiamo girato un po' Mestre, Verona, Bolzano, Padova, Venezia, Trento, Rovereto. Abbiamo girato un po' e diciamo che come ci siamo sentiti accolti a Bassano, in nessun'altra città ci è capitato questo. E quindi fin quando lo Spirito e il Signore ci permette di essere qui anche con chi diciamo amministra questa città dal punto di vista delle forze dell'ordine, ci hanno permesso, l'Altissimo ha messo uno spirito su questa città finché ci accolga e finché ci permetta di insegnare la verità della Bibbia, perché ripeto, noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, siamo qui a chiamare, ad avvertire, a preparare il vero popolo di Israele, le pecore smarrite della casa di Israele che si trovano dispersi in mezzo alle nazioni. Ricordo che il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini, nativi indiani o terroni per la maggior parte, oltre agli israeliti che vivono in mezzo alle nazioni, che hanno la sembianza delle altre nazioni e che non sanno di essere il vero popolo di Israele. Nello spirito del servo di Dio, nello spirito di un profeta, nello spirito di un servo di Dio, come il Padre mandò Mosè a chiamare i figli di Israele fuori dall'Egitto, allo stesso modo oggi l'Altissimo ha mandato i suoi servi, i profeti, per chiamare i figli di Israele fuori dall'Egitto, ok? Se vuoi... Qua c'è abbastanza carne, poi magari... Sì, ma prendiamo di prendere lo più semplice possibile. Allora, questo è il libro di Matteo, capitolo 10, e versetto 12, dice... Voi che parte da 11 ti dice quando qualunque... Dai contesto allora. Ok, da versetto 11 dice: in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi... Questo che è Matteo capitolo? 10. Ok, allora parti dal versetto 5 direttamente, vai. Okay, questo è il capitolo 10, libro di Matteo. Che qua noi siamo attraverso la Bibbia, tutto quello che ci vedrete fare, dire, provare, lo facciamo attraverso la Bibbia. Qua non siamo di nostra opinione, di nostro pensiero, non ci sentirete dire secondo me, secondo te, io credo, ho la mia opinione. Qua tutto quello che noi facciamo, lo facciamo attraverso le istruzioni del Messia Yahweh Shai. Tutto quello che facciamo è perché il nostro Signore ce l'ha comandato. Infatti, come dice anche il Signore a Pietro, in Giovanni capitolo 21, dal versetto 15 in giù, Pietro, tu mi ami? Sì, ti amo, Signore, pasci le mie pecore, dice. Ok, poi glielo ripete una seconda volta. Pietro, tu mi ami? Dai da mangiare alle mie pecore. E glielo ripete una terza volta. Quindi, se ci pensi, quante persone oggi dicono di credere nel Signore, ma nessuno va a pascere le pecore del Signore? E pascere le pecore del Signore? Com'è che pascere significa dargli da mangiare? Tu com'è che dai da mangiare alle pecore? Con questa qui. Perché anche se vedete quelli, magari gli evangelisti o i testimoni di Geova che vanno in giro parlando del Signore, ma non li vedrete mai con una Bibbia in mano. Li vedete parlare secondo loro, parlando dell'amore, Gesù ti ama, Gesù ti salva, è con te, Dio ti ama. Tutti i loro discorsi, diciamo, dolci,
tutti i loro discorsi a proposito di dolce, tutti i discorsi del miele, ok, per portarti nella loro setta maledetta, ma non ti tirano fuori un'edificazione dalla Bibbia, non ti tirano fuori una profezia, non ti tirano fuori una storia, non ti tirano fuori un consiglio, una sapienza, un proverbio, ok? Non ti tirano fuori niente. È un precetto veloce. Questo è il libro di Efesini, capitolo 5, versetto 1. Come diceva il fratello, che loro dichiarano di amare il padre, di fare come dice il padre, ma non fanno ciò che scrive, non lo imitano. È così che riuscite a vedere chi è l'insegnante giusto e quello falso. Efesini 5:1 dice: imitate Dio poiché siete i bambini che lui ama. Quindi se noi imitiamo ciò che c'è scritto qui nelle Sacre Scritture, stiamo imitando il nostro Signore Yahweh Shai, ok? Se il nostro Signore Yahweh Shai faceva certe cose, noi dobbiamo seguire questi passi là, non passi di altri uomini estranei che non c'entrano nulla, ok? Perché questo è 1 Corinzi capitolo 11 versetto 1. Siate miei imitatori come anch'io lo sono del Messia. Questo è Apostolo Paolo, ok? E questo vi fa vedere davvero come si deve comportare un vero uomo dell'Altissimo. Questi pastori nelle chiese che dicono che sono rappresentanti del nostro Signore Yahweh Shai, se loro non imitano il nostro Signore Yahweh Shai, il nostro Signore Yahweh Shai non fumava le sigarette, il nostro Signore Yahweh Shai non mangiava il maiale, okay? Il nostro Signore Yahweh Shai non ha abolito le leggi, lui osservava lo Shabbat, ok? Bravissimo. Se loro non imitano queste qualità del nostro Signore, sono degli estranei, sono degli alieni, non hanno nulla a che fare con queste parole qui, ok? Bravissimo. Questo è 1 Giovanni capitolo 2 al versetto 3. Dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. E questo qua è un ottimo precetto che ci fa capire la differenza tra coloro che dicono di seguire la verità, tra i servi di Dio e quelli che non lo servono, tra coloro che dicono di credere in Dio ma in realtà con i loro fatti non lo rinnegano praticamente. E ascoltate con attenzione quello che dice qui Giovanni. 1 Giovanni capitolo 2 versetto 3: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Infatti il Signore cosa dice in Giovanni 15:1? Chi mi ama osserva i miei comandamenti, ok? E quali sono i comandamenti? Comandamenti sono le leggi, gli statuti, i precetti che fanno parte della Bibbia, che il Messia Yahweh Shai è venuto a dare il completo intendimento, che come diceva il fratello, citando Matteo 5:17, il Signore non è venuto ad abolire la legge e i comandamenti, ma è venuto a dare il completo intendimento. E naturalmente le due leggi principali che il Signore ha dato, qual è? Ama Dio con tutto te stesso, con tutte le tue forze, e ama il tuo prossimo. Perché se ami il Padre, ok, automaticamente si porta a fare tutto il resto, tutto quello delle che dice. Parole. Bravissimo. Ok? Invece, questo è un altro Salaghia. Invece cosa hanno fatto le religioni? Hanno annullato tutti i comandamenti, tutti i 613 comandamenti, tutto l'Antico Testamento. E hanno detto solo ama Dio e ama Dio. Sì, Dio è un Dio alieno. Però questo amore è un amore campato in aria, che solo dire ti amo, ti voglio bene, e poi con i fatti, come me lo dimostri che mi ami o che mi vuoi bene? Quante volte hai avuto la ragazza che ti dice ti amo, sei vita mia, e poi dopo ti va a piantare le corna? O l'amico tuo, il miglior amico, a me mi è capitato nella mia vita. Dice sei fratello mio, sei mio sangue, okay? E poi va con la tua ragazza. A me è capitato nella mia vita che il mio miglior amico eravamo alle medie, non faccio nomi, Roselli. Ok? Mio amico. E sono di te, Giuda. Quello là era mio amico, che fa? Quello là mi è andato a fottere la ragazza. Non spingerlo solo a Giuda, anche Simeone e Levi. Sono dei Giuda. Dei traditori? Sì, dei traditori. Okay. Sì, occhio, dei traditori. Anzi, poi voglio aprire una piccola parentesi su questo punto qua, perché noi siamo cresciuti oggi nel mondo, poi torniamo su questo discorso. Siamo cresciuti oggi nel mondo che quando praticamente il nome è Giuda, lo attribuiamo al traditore, no? È un bellissimo nome. Giuda è un bellissimo nome che in ebraico antico è Yahawada, che significa grazie Yahawah, che è un'unione tra Yahawah e Tawada. Sì. Quindi Yahawada è praticamente... Il nome Giuda era il nome più comune ai tempi a Gerusalemme. E pensate che era il nome in cui il nostro Signore Yahweh Shai è venuto dal suo lignaggio. È un lignaggio capo. Infatti la sua benedizione è che i tuoi fratelli ti inchineranno davanti a te. Genesi 49 è una profezia riguardo Giuda questa qua. È un po' come oggi, se a Napoli c'è il nome Gennaro. Gennaro a Napoli è un nome molto usato. Allo stesso a Gerusalemme Giuda era il nome molto usato. Però solamente che oggi la gente quando sente Giuda lo attribuisce direttamente al traditore. Ma in realtà Giuda è un nome fantastico, un nome bellissimo. E comunque sì, quel
quel bastardo miglior amico, e alla fine mi ha fregato la ragazza. E il punto che volevo tirare fuori è che le religioni praticamente hanno annullato tutti i comandamenti dicendo che adesso sono solo quelli i due comandamenti: ama Dio e ama il tuo prossimo. Ma come diceva il fratello, quelli lì praticamente sono i due pilastri. Come qui, dove vedi ci troviamo? Cos'è che tiene su questo? Questi pilastri qua, queste colonne. Ok? Queste colonne qua praticamente sono quei due comandamenti, perché se tu non ami Dio e non ami il tuo prossimo, come puoi mettere in pratica tutto il resto? Perché alla fine tutti i comandamenti sono basati sull'amore alla fine, ok? Anzi, quando prendiamo quel precetto dove dice che cos'è l'amore. Perché tutti questi comandamenti alla fine sono basati sull'amore, ok? Cioè, questi comandamenti ci tutelano ad essere amorevoli ai nostri fratelli, ok? Parla di anni di giubileo, ad amare la terra, ad amare l'ambiente, ad amare tutto. Quindi se tu stesso non ami il Padre che ha creato questi comandamenti, non puoi mettere nulla in funzione. Se non ami te stesso, e non ami il tuo prossimo, non puoi mettere nulla in pratica. Bravissimo. Infatti vediamo la definizione di amore nella Bibbia, la troviamo in Romani capitolo 13 versetto 10, dove si legge: l'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. L'amore non fa male a nessuno, davvero, perché pensate che nei tempi antichi, per esempio, abbiamo la legge nelle Sacre Scritture che se un fratello tuo, ok, ti deve dei soldi, ok, e questo qua rimane povero, dopo 7 anni tu glielo devi lasciare perdere. Non glielo devi neanche più chiedere. E questo era un modo davvero per sollevare proprio ad un altro povero. Immaginate il giorno d'oggi che loro dicono di amare Dio, ma non mettono in pratica queste cose qui. Quanti padroni si sono suicidati quando c'è stata la crisi? E lo Stato stesso, invece di mollarli, aiutarli e dire ok, lasciate perdere le vostre tasse, no, li hanno aumentate e aggiunto di più. Eppure è uno Stato come quello dell'America fondato sulla religione cristiana, praticamente. Se ci pensi, l'ipocrisia. Infatti arriva il punto che volevo leggerti. Vai. E dice, questo è il libro di Giacomo, capitolo 1, versetto 22, che dice: non, ma siate fattori della parola e non solo ascoltatori, ingannando voi stessi. Perché se qualcuno è un ascoltatore della parola e non un esecutore, è come un uomo che vede il suo vuoto naturale in un bicchiere. O che si specchia e poi va via. Quindi, se tu dici che ami Padre, come abbiamo tirato fuori prima, che queste religioni hanno preso tutti i comandamenti, ok, li hanno abbandonati, li hanno buttati nel cespuglio. Solo un comandamento hanno tenuto, quello della decima. quel comandamento là... non l'hanno abolito quello. No, quello non puoi. Quindi vediamo l'ipocrisia di questo mondo qui, che dicono io amo Dio, io amo questo, ma alla fine non... Con le opere. Non puoi dire... Allora... Infatti esaminatevi attraverso questa scrittura che il fratello ha letto in Giacomo, dove dice non ingannate voi stessi, non vi illudete voi stessi dicendo di credere in Dio e poi con le vostre azioni in realtà non state rispecchiando quello che la parola dice, ok? Perché semplicemente noi dobbiamo vedere quello che dice la scrittura e se noi stiamo facendo quello che c'è scritto nella scrittura, tutto qua, non è nulla di complicato. Infatti il Signore lo dice, fa: prendete su di voi il mio gioco è leggero, il mio carico è leggero. Ma questi dicono no, si sono aggrappati a dei giochi del cazzo proprio, dei giochi più pesanti. Nelle religioni sono giochi pesanti, e infatti attraverso lo spirito Paolo lo diceva, di stare attenti a quelli delle religioni e quelli delle sette, perché loro vogliono spiare le libertà che abbiamo in Yahawashai, diceva Paolo. Ehi, guarda, è spirituale, perché la libertà che noi abbiamo in Yahawashai voi non ne avete la minima idea, davvero. La gente crede di vivere vita fingendosi, da soli, ingannando se stessi, ok? Perché alla fine queste chiese non è altro che ingannando se stessi. Anch'io facevo parte delle chiese. Andavo in chiesa e quella domenica là sembravamo tutti dei santini, tutti pulitissimi, tutti... C'era questa aura. Appena uscivano, tornavano i demoni proprio del mondo, i demoni peggiori. Cioè, entravi in chiesa con 50 e ne uscivi con 250. Hai capito? Era questo. Quindi non prendetevi in giro. Al posto di liberarti, uscivi ancora con il più con il desiderio. Esci, cazzo. Ehi, nelle chiese succedono i peggiori delle cose.
nelle chiese senti che questo qua è andato con la moglie dell'altro. Nelle chiese ci sono pettegole, ma le più grandi pettegole iniziano nelle chiese. Nelle chiese è lì che senti parlare della moglie di questo, della moglie dell'altro, il parroco che dice questo, il parroco che dice l'altro. Questo non è l'assemblea dell'Altissimo, ok? Quindi questo è quella libertà che il fratello stava dicendo. Noi siamo liberi, ma questa gente qui non vogliono la vostra libertà. Ecco perché cercano di spiarci, ci spiano spiritualmente e fisicamente. Giovanni 8:32, conoscerai la verità ce la renderà liberi. Siamo liberi, liberi di farci un bicchiere con i fratelli, con gli amici, liberi di farci una serata, liberi se chi conosce una ragazza di andare con una ragazza, invece in chiesa non puoi andare con una ragazza. Mi hanno tenuto in catena nella chiesa dei mormoni, cavolo. Il gioco, mettere le religioni. Sei lì che non puoi fare niente. Ma dove è scritto nella Bibbia questo? Aspettiamo un attimo perché ci sono rumori degli alpini. No, io urlo più degli alpini. Le cariche che mettono le religioni in gioco, Sì, questo è, così è. Cantate voi. Abbiamo una canzone, sì. Cos'è che cantate? Cantiamo la Bibbia. La Bibbia. No, ma oggi bisogna cantare roba lì. Dopo. Andiamo sul ponte, facciamo mezza e mezza e cantiamo anche noi. Ah, eccolo. Buona giornata. Ciao. Arrivederci, salve. Ciao. Ma qual è la storia degli alpini? So che questa qua è la città degli alpini. Potevate farlo cantare a... Dopo canteremo insieme. Se cantiamo tutti insieme poi facciamo confusione. È che il nostro genere è un po' diverso di quello. Sì. L'importante è essere in allegri. Abbiamo più fatto, allegri di soltanto. Sì. Arrivederci. Buona giornata. Abbiamo occupato ma non avete ballato. Perché abbiamo suonato. Abbiamo... Questa è una musica che non fa per tutti. È come uno che piace il reggaeton e lo porti in una discoteca di metal. Se ne va via. Che cazzo sono? Cioè... E se non hai altro continuiamo... No, sai che attraverso lo spirito siamo qua a parlare di canzoni e di canti. Vai. Questo è Apocalisse capitolo 14. Parto dal versetto 1 e punto nel 3. Dice: poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. E Sion stava parlando, non è la montagna, Sion che nell'ebraico... Tazawam. Sì, che significa monumento comunque, ok? Che rappresenta il popolo di Israele. Dice... E con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Qui qua sta parlando del Messia che si trovava sul popolo di Israele, ma c'erano i 144.000 che in ordine di rango vengono prima. E i 144.000 spirituali hanno il nome del figlio e il nome del padre nella mente, ok? Non significa scritto sulla fronte letteralmente, nella mente. Quindi è importante conoscere il nome del padre e il nome del figlio. Ma andiamo al punto, dice... Udì una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonavano le arpe, le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e davanti agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Questo vi fa capire che questa verità è davvero una musica. Se vuoi prendere anche la parabola di Matteo, okay, che abbiamo pipato, ma questa canzone che noi stiamo cantando non è per tutti da capire. Infatti le scritture vi fanno vedere che quando torna Yahweh Shai alla fine è un canto che solo 144.000 la conoscono, ok? La Bibbia è una canzone, okay? La Bibbia è una... Il libro di Salmi, il libro di Canti, sono tutti dei canzoni. Ok. Vuoi che ce lo cerco? Proviamo. Eccolo, Matteo 11, 17. Matteo 11? Sì. No, sai, volevo aggiungere, prima di andare qui in Matteo 11 e 17, volevo aggiungere un punto importante, perché qua di questo nuovo cantico, direbbero se ne parla, se ne profetizza già in Isaia, se ne profetizza già in Salmi. Questo nuovo cantico praticamente
è paragonato alla dottrina del Signore, alla verità di Dio, ok? Alla verità, al messaggio, alla parola di Dio. E siccome oggi la parola di Dio, come possiamo sentire in tante religioni, arriva in tante musiche diverse. Infatti per questo tante volte quando qualcuno ci viene a parlare di cose relative a Dio, ma che non ci suonano bene, è come quando tu ascolti una canzone che non ti, cioè, che non vibra bene, bene con te. Per appoggiarti, se vogliamo andare un po' più tecnico, Yahweh Shai dice che la mia parola è forza, è potere, è potenza. Infatti la musica, cosa è la musica? La musica ha a che fare con frequenze, ok? Sono canzoni che senti e ti tengono in uno stato proprio tranquillo e bene, ok? Ti dà buone vibrazioni. Assolutamente. Il Vangelo è anche una frequenza, ok? Risuona con il tuo spirito, ok? Siamo delle energie, ok? Quindi se hai l'energia giusta per ricevere questa frequenza, allora la ricevi. Okay, è il cantico, è quella musica che senti per la prima volta, non hai mai sentito mai il ritmo, dicei, cominci a ballare, questo è quello giusto, hai capito? È tutto ha a che fare con frequenze, infatti, energia. Viene in mente Gennaro quando ci è venuto a trovare a Napoli. Lui disse che non c'è mai stato bisogno che voi mi convinceste. Ma tu quando senti questa verità, è questa quella la musica. Ed è quello che io dice, che ti guida. Le mie pecore sentono la mia voce e mi ascoltano. E infatti, davvero, ci sono dei pastori, davvero, proprio letteralmente, che cantano ai loro, okay, loro gregge. Ho visto un video. Sono sì, che fanno questa canzone. Una donna che prova a chiamarle e dopo non chiama l'uomo, fa una specie di ululato, una specie di canzone con un ululato, le pecore riunite. È energia, è frequenza, è musica. Questa verità è una musica. Per noi è una musica bellissima, ecco perché il Padre ci tiene ancora dentro. C'è la gente che, sai, quando ascolti una canzone per un po' tanto tempo, comincia a stufarti, non ti piace di più. Ok, ma questo deve essere quel Bob Marley là che appena la senti e vive per sempre. Sì, cioè, una canzone che non ti stufi mai di non sentire. Non ti stufi mai di sentire. Ah. Ma Matteo capitolo 11, versetto 16. Ma a chi paragonerò questa generazione, dice il Signore? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni. Quei bambini siamo noi. Cosa dice il libro di Cantico di Salomone 1? Che la sapienza grida nelle piazze. Proverbi 1, la sapienza grida nelle piazze. Siamo quei bambini là, perché ricordatevi che per entrare nella verità dovete farvi bambini, dovete tornare bambini. Noi abbiamo accettato di tornare dei bambini e mollare tutto quello che credevamo di sapere. Il regno dei cieli. Cani, ok? Abbiamo mollato tutta questa roba qui, siamo tornati bambini e siamo quei bambini delle piazze. E cosa stiamo facendo? Stiamo cantando, anzi a dire il vero stiamo improvvisando, stiamo facendo freestyle attraverso lo spirito. Per questo tante volte, non so se vi è capitato sicuramente quando ascoltavate, oltre quando ho ascoltato video di altri fratelli che insegnano la verità, ma anche io stesso quando qualche volta aprendo la Bibbia ho visto un precetto, mi viene spontaneo fare cioè proprio quando uno nel freestyle fa la rima che spacca, fa la rima e tutti sono bravissimi, spacca. Io mi ricordo la prima volta che ho fatto che tu mi hai detto una cosa, io faccio e ti fai vicino a me, fa adesso la conferma che sei sì, davvero è la conferma, perché la conferma è quella. Tutti noi entri nella verità, c'è quella cosa che l'effetto senti sorpresa. Che fa sorpresa. Cioè ti prende e lui la fa da te, la conferma quello che ti connette. Sai su cosa? Me lo ricordo ancora bene adesso, mi avevi detto, mi dicesti vicino a me, sai perché oggi siamo quasi 9 miliardi sulla terra? E ti dissi perché? Ma perché siamo tutti qua per il giudizio finale. Ah, io, ok. Dissi wow. È spirituale, spirituale. Sì. Vai. Andando avanti dice, ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono, vi abbiamo suonato il flauto. Ehi, Salakia, c'è una particolarità da prendere qua, e gridano ai loro compagni, ok? Non è che parlano, gridano. Gridano ai loro compagni, la parola compagni è quello che volevo sottolineare, perché non è che grida a tutti, ok? Grida ai loro compagni, andate nei corici, non andate dai pagani, ma a delle pecore smarrite della casa di Israele. Quindi noi siamo qui, questa musica lo stiamo cantando, appena vediamo
uno che non fa parte dei nostri compagni. Via, 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 la strada. Noi lo stiamo cantando ai nostri compagni. Le scritture hanno delle particolarità che spesso quando li leggiamo non ne prestiamo attenzione, ogni dettaglio, piccolo dettaglio è per questo il Signore ogni tanto diceva: chi ha orecchi per udire oda, che in quel momento là devi proprio fare attenzione a ogni singola parola che dici, perché una parola ti può cambiare l'intero significato della frase. Pensa che questa cosa qui non l'avevo mai pensato, leggendola sento compagni, i loro compagni. Infatti noi attraverso lo Spirito, per chi siamo qui, noi lo diciamo sempre, siamo qui per le pecore smarrite della casa di Israele, siamo qui per gli eletti in speranza, siamo per gli eletti del Signore, ok? E a differenza delle religioni, loro non stanno chiamando i loro compagni, stanno chiamando il mondo intero. Bravissimo. Stanno facendo la volontà di qualcuno altro. No, in accordo con Abacuc capitolo 2 versetto 5, che dice che il lempio, il malvagio ammassa intorno a lui tutte le nazioni, ammassa intorno a lui tutti quanti. Al contrario, infatti quando si sono fermati questo gruppo di alpini, che non è che ci siamo messi allora a dire: ehi, predicare, Gesù ti ama, vieni con noi. No, cioè, abbiamo visto che attraverso lo Spirito predichiamo la Bibbia, gli abbiamo parlato della Bibbia, lui ha risposto: ma perché non cantate qualcos'altro? Ho detto: guarda, dopo veniamo a berci qualcosa e ci mettiamo a... Tutto al suo tempo. Sì, però farvi dire, bravissimo, tutto al suo tempo. In questo momento non era il momento per loro che gli cantassimo la Bibbia. Però questo non ti vieta che se dopo abbiamo finito qui e vogliamo andarci a fare un bicchiere e vogliamo farci una canzone di Adriano Celentano, me la faccio... Questa è la nostra libertà, questa è la nostra libertà. Conoscere questa verità qui ti libera davvero, ok? Questo è il libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 5, dice: certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante non può starsene tranquillo, egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti, come la morte non si può saziare, ma raduna preso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli. E questo, chi è che fa questo? Le religioni. Ok? Dice: il vino è il traditore, cioè il vino che rappresenta la dottrina è traditrice, ti inganna, ti porta dove ogni religione ti dice la sua, affinché tu, praticamente loro ti dicono quello che ti vuoi sentir dire, affinché posso radunare presso di me le nazioni. Ehi, adesso non dire che sono troppo profondo, il vino è il traditore, perché ovunque c'è vino la gente vuole andare, no? Okay. Hai capito? Sì, sì. C'è allegria, hai capito? Quindi dovete stare attento, non andate dove c'è quel vino. Vino là, marcio da due skate, cercate il vino di qualità, perché bevi tanto di quel vino là e dopo devi andare a pagarne in ospedale. E questo è spirituale, no? Vuoi bere quel vino là che ti fa bene? Infatti un consiglio che mi ha dato mio papà: fa, quando devi ubriacare, ubriacati di vino buono, fa. Cioè, se quando devi bere, bevi buono, non andare al supermercato e ti prendi la bottiglia più la 3 euro di vino. Cosa ti può bere? Cosa ti possono dare? Spendi qualche euro in più, perché a volte non bisogna neanche spendere chissà quanto in più, basta quel poco in più per mangiare meglio, bere meglio. Infatti vi do un consiglio: attraverso, quando andate a fare la spesa, quando si tratta di cibo, lì non dovete guardare il risparmio, ok? Sul cibo non bisogna guardare il risparmio. È per la salute. Che questo è un consiglio d'assaggio, perché molti siamo abituati a risparmiare su tutto, vogliamo comprare la TV più grande, vogliamo comprare l'Esplosion 5, il divano, cellulare. Ma quando devi comprare il cibo sei lì a guardare il prezzo, no, sì. Andiamo a per i centesimi, vai a prendere praticamente lo scarto, merda. Noi infatti l'ho raccomandato a mia moglie, ho detto vicino a mia moglie: tu quando, da tempo, quando vai a fare la spesa, cioè non sta a guardare i prezzi, che praticamente vabbè, quelle sono cose che poi ognuno se le gestisce a modo suo in famiglia. Però per esempio io ho detto: tu ogni volta che vai a fare la spesa prendi lo scontrino e mettilo in questo vassoio qui, e poi a fine mese passo, prendo gli scontrini e ti lascio il soldi. Quindi non farti problemi su quello che devi comprare. Quando vai a fare la spesa prendi la qualità, ok? Io, ci sono delle cose che vorrei davvero. Secondo voi non voglio la PlayStation 5? Lo voglio anch'io, anche se non lo gioco sempre, ma poi tempo là che sto lì a giocarla. Voglio tante cose. I fratelli, quando sono venuti a trovarci, non ci hanno chiesto se avevamo la PlayStation. Potevamo fare una bella partita. Sì, forse la prenderò prima o poi. Comunque, io risparmio queste cose per prendermi un pacco di salmone, ok? Per mangiare qualcosa di sano, per prendermi una bottiglia di vino un attimo più buono.
non dico sempre, ma una volta ogni tanto, comprarmi quella bella bottiglia là e godere un buon vino e olio d'oliva. Importante l'olio. Assolutamente. Di cocco, di... Eh sì. Di... A parte che l'olio costa già tanto dappertutto. Però quello è uno per risparmiare un soli di semi, di due, no, tre, olio di girasole, tutta quella roba là ti fa male e basta. Sono olio sintetici. Prendete olio d'oliva, naturalmente usatelo con parsimonia, usatelo saggiamente, non siate spreconi da quel punto di vista là. Però ecco, sul cibo, sugli alimenti, guardate la vostra salute. Se vogliamo. Se no, ne spendi poco per curarti e ne vai a spendere tutto in ospedale poi. Okay. Queste sono piccole cose che un uomo deve essere avveduto a fare, no? Essere saggio. Come la lezione che ho fatto ieri sera, che parlavo del dolce. A molti piace mangiare troppo il dolce. Anch'io sono vittima. Adesso ho tutti i miei denti sono rovinati, cavoli. Adesso ho tutti i denti da fare, ok? È la conseguenza. Conseguenza le nostre malazioni. Assolutamente. Questo è Ecclesiastico, Siracide, capitolo 37, versetto 30, che dice: perché l'eccesso di carne porta alla malattia e la sregolatezza si trasforma in collera. Dice: con la sobrietà molti sono morti, ma chi fa attenzione prolunga la sua vita. Chi fa attenzione a queste cose prolunga la sua vita. E poi anche ci sono tanti chimici tra noi fratelli, abbiamo i nostri gruppi, che ci sono alcuni fratelli che lo spirito lì è su, che sanno un po' di cibo come funziona, e allora loro ci danno degli indizi nella nostra chat. Una volta un fratello aveva postato dei chimici che sono presenti nei cibi, e quando li vediamo dietro ai pacchetti, di evitarle. Ah, ok. Ci sono chimici tipo E025. Sì. Se tu degli ingredienti devi andare a prendere quei ingredienti, sì, devi andare a prendere e devi andare a cercare cosa significa. Lo scrivono codificato per non spaventarti. Ma pensa che c'è anche lo strutto sul pane. Bravissimo. Che è un grasso di maiale. E pensa che una persona mi ha detto: guarda che c'è maiale sul pane. Io non capivo, c'è uno strutto, un grasso. Per fortuna che me l'ha detto, sicuramente pensa che ero musulmano o qualcosa. E non mangio più quel pane. Ma tu non sai quante volte noi mangiamo maiale, neanche ce n'è più. Pensa che l'acqua che bevi c'è maiale, lo sai? La plastica è fatta di una gelatina di maiale. Le bottine di plastica. Però questo che significa? Adesso non possiamo più bere da una bottiglia di plastica. Se noi facciamo attenzione a tutte queste cose, qui, nessuno mangia più. Per quello abbiamo la grazia di Yahawashi che ci copre in tutti questi punti. Dove non possiamo. Questa è la vera grazia. Tu, Yahawah, devi pensare una cosa, che noi non siamo stati capaci di rispettare i comandamenti quando eravamo nel nostro regno, sotto il re Davide, il re Salomone. Cioè, avevamo tutto quello che avevamo e non siamo stati capaci di rispettare i comandamenti. E pensa adesso che siamo, qui, nel regno dei malvagi, siamo fuori da... Vuoi rispettarli qua tutti i comandamenti? Dove è tutto capo. Certo che non ci riesci. Per questo il Signore dice al meglio. Per questo attraverso lo Spirito gli apostoli ci hanno detto al meglio delle tue possibilità, ok? Di fare il nostro meglio. Senza complicarci troppo la vita, naturalmente. Cioè, smettere di mangiare maiale possiamo. Però se ci dobbiamo mettere a guardare che adesso non beviamo più da una bottiglia di plastica. Ma guarda che io all'inizio, quando sono entrato nella verità, quei demoni di fare un po' un attimo troppo, sì. Cavolo, cominciavo a guardare tutto. Cominciavo a guardare tutto, cominciato a guardare tutto. Ehi, stavo impazzendo. In realtà anche nell'aria, cavolo, si possono spruzzare la scoreggia di me di maiale. Te non puoi, sei in questo mondo malvagio, non puoi. Ehi, assolutamente. Poi che continuiamo? Finisco qua a questo punto. Questo è Matteo capitolo 10, al versetto 17, dice: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Ehi, il flauto è questa musica qui. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Qual è il flauto? Il flauto c'ha un ritmo che ti fa ballare. E questo ballare, qual è questo ritmo qui? Che voi che siete i poveri di questo regno, sarete voi i re, l'ere del regno che arriva. Questo deve farti gioire, questo deve farti ballare. E vi abbiamo parlato anche dei lamenti che arrivano, che sono la distruzione che verrà a questo regno qui, ai malvagi, e anche ai nostri fratelli che decidono di seguire le loro orme, la distruzione. Ma non avete, siete stati, non vi è cambiato niente, siete stati uguali lo stesso, non si è fatto né caldo né freddo, ed è quello che
fa questa gente. Praticamente il Signore sta dicendo che questa canzone, come dice la scrittura, è dolce e amara. Dolce e abbiamo amara, cantato il flauto, quindi vi abbiamo parlato delle cose belle, sei un israelita, chi è il nostro Signore, chi è il Signore del nostro Signore, la nostra storia, la nostra nazione, la promessa, ok, del regno. Questo è quando abbiamo cantato e vi diciamo, e non avete voluto ballare. Allora poi il Signore dice, vi abbiamo cantato dei lamenti, perché poi come si legge in Ezechiele capitolo 2 versetto 9 si legge: io guardai ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. E quando si parla di rotolo, questo è la Bibbia, e lì c'è scritto che è scritto da fuori e da dentro, perché nei tempi antichi le scritture erano scritte nel rotolo, quindi quando lo rotoli vedi la scritta sia qua e là. Okay. Dice versetto 10, dice: lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Questa è la parte amara della Bibbia, ok? E il Signore dice, ok, e noi infatti quando siamo qua attraverso lo Spirito parliamo sia della promessa, sia delle cose belle, ma anche del giudizio, del castigo che l'Altissimo sta per venire a portare qui. E questo il Signore dice, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Infatti la gente non si... Non si mette nello stato d'animo a dire tante volte, non capisce che l'Altissimo sta per portare un giudizio e quindi che non ti conviene più stare nella casa della gioia, ma come si legge in Ecclesiaste, ti conviene un attimo stare nella casa del lutto. E prendiamo quella scrittura là, okay. Importante. Cos'è? Lo tiro fuori. Perché la gente oggi pensa a divertirsi, ad esempio quando siamo andati a Pompei. Ok? Noi in quel momento a Pompei eravamo un po' come nella casa del lutto, non eravamo lì a Pompei a dire ah che bello, ah, guarda qui, fammi la foto qui. No, eravamo lì, fuck Pompei, che merda Pompei, ok? Che schifo Pompei, guarda qua, questo è il giudizio dell'Altissimo lì. A noi ci ha fatto riflettere su cosa accade. Pensa come se era un funerale. Pensa che pensavo che ero solo io. Ok? Finché qualcuno l'ha detto che va a fanculo a sto posto qui. Sì, che no, camminavamo. Se sono stato io il primo, ho detto, sì, ma cazzo, io qua di solito venire a vedere rovine. Sì, pensa attraverso spirito quando, Torre Eiffel, quando glielo ho detto a lui, quando glielo ho detto a lui questa cosa qua, ma è la stessa cosa come se tu andassi a Sodoma e Gomorra. Eh sì. Che fai? Vai a Sodoma e Gomorra e dici, ah che bello, qui guarda le rovine, video, facciamoci una passeggiata da Sodoma e Gomorra. Ma che tu vai lì piuttosto sputi per terra. Eravamo l'unici con lo spirito diverso. Tutti erano lì, tutto. Tutti felici di camminare per le strade di Pompei? È un posto dove devi riflettere. Sì, riflettere. Ah, oggi voi sareste felici di camminare per le strade di Sodoma e Gomorra? Per vedere... No, cioè che merda quella città, ok? E infatti, il giudizio che arriverà alla Babilonia, alla grande, che è America, è che sarà una terra desola. Cosa dice? Che chiunque passa per di là girerà la testa tipo così. Sì, perché quello che dice la scrittura è che gli Stati Uniti d'America, che saranno distrutti, saranno bombardati dai missili nucleari, il fuoco, il fumo della distruzione dell'America, anche nel regno noi la vedremo affinché sia un monumento. Praticamente noi nel regno, quando entreremo nel regno, anche per le altre nazioni, quello lì sarà un segno, un monumento per far capire che cosa è accaduto ai malvagi. Cioè, quindi ogni volta che uno passerà di lì vicino agli Stati Uniti d'America, anche le altre nazioni diranno guarda là che cosa è accaduto ai malvagi. Ti fa ricordare come non devi comportarti per non finire come sono finite quella gente lì praticamente. Questo è quello che accadrà agli Stati Uniti d'America. Questo è quello che accadrà a questa gente. Ehi, è spirituale questo. Sì, parli di... Parli di questo e... Parli dei malvagi. Incredibile, non so se... Parli del diavolo e spuntano le corna. Ah, meglio che non hai visto, guarda. Okay. Meglio non che vedere. Allora, sì, penso poi ai bambini cosa devono vedere. C'è un punto che volevo tirare fuori qua, parlando di quello che è successo a Pompea, che siamo arrivati lì e ci ha fatto un disgusto tipo... Questo è Geremia 50:13. Dice... A causa dell'ira del Signore Yahweh Hashem Yahushai non sarà abitata. Sta parlando della Babilonia, America, il futuro. Non sarà abitata, ma sarà del tutto desolata. Tutti quelli che passano da Babilonia saranno inorriditi e sibileranno per tutte le sue piaghe. Ehi, a fame. Questo è quello che sarà. Sarà un monumento di distruzione dei malvagi, quello lì. E un monumento di vergogna. Sì, un monumento di vergogna per questi diavoli. Ehi, Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha fatto tutte le cose in ordine.
ok? E quindi questi malvagi serviranno da esempio per non comportarsi più così, anche quando sono a casa, sempre. Sì, ma è incredibile. No, è una chiamata ricevuta. Ecco qua. Allora, fammi salutare Clickman, Giuseppe Onda. Ehi, hey, Shalom Giuseppe. Bernardino, Maurizio. Aspetta, Bernardino cosa dice? Shalom. È Cuba la bandiera. E poi c'è Riccardo Azzeni che scrive: buongiorno, cosa mi sapete dire in merito a Genesi? Uno che finisce con la benedizione dell'uomo e della donna, mentre in Genesi 2 si fa una promessa e si dice nessuno aveva annaffiato. Ha fatto piovere, chiedo scusa. Cosa mi sapete dire in merito a Genesi 1 che finisce con la benedizione? Sulla ok. Bravo, sto vedendo, sì, infatti, pare puoi guardarglielo. Che cosa? A parte che la domanda non è chiarissima. Sì, bravo. Cosa vuoi sapere? Basta piovere. Manda il precetto. Bravissimo. Allora, torniamo al punto qua. Io c'ho il precetto che te qui. Questo è Ecclesiaste capitolo 7, versetto 2. E questo per tornare, per fare un passo un attimo dietro, di quello che diceva il fratello, che è un momento di stare nella casa di. Allora, sì, questo stare nella tristezza che nella risata. Che tante volte quando sei nella felicità, nella risata, ti dimentichi di quello che. È la situazione reale, ok? Che siamo qui in questo regno che sta per essere distrutto. Non dico che adesso dobbiamo vivere tutto il tempo con il muso e che non dobbiamo. Non possiamo godere di un momento, ma il fatto è di non avere la nostra mente completamente impegnata nel riso, nella risata e non meditare mai, ecco, sul giudizio che l'Altissimo sta per venire, che comunque noi non abbiamo la certezza di essere salvati, abbiamo la speranza di essere salvati. Pertanto è bene anche riflettere e meditare su quello che l'Altissimo porterà come giudizio e esaminare noi stessi per vedere come siamo messi, dove siamo messi per non finire nelle mani dell'Altissimo da quel punto di vista. Quello che dice il fratello è spirituale, mentre lo diceva io pensavo quanti regni sono stati abbattuti proprio nel periodo della festa. Okay. Il periodo della loro debolezza. È il periodo della loro debolezza. Un regno che è sempre lì, pronto a studiare le tattiche, a guardare la difesa. Quel regno là sarai un uomo matto a andargli contro. Sarai un uomo matto. Infatti le guerre si fanno, cercano di prendere i nemici nel momento più debole, che sono. Ehi, come è riuscito. La Giudita ad uccidere Oloferno. Come è riuscito? Nel momento che erano tutti ubriachi, in feste, robe varie, una donna l'ha decapitato, l'uomo più forte. Questo è il libro di Giudita. Tutte le nazioni lo temevano. Lui stava prendendo tutti, mancava solo Gerusalemme. Sì. Ha preso tutti, mancava solo Gerusalemme. E nella scrittura che ti ho dato. Un precetto, se volete, Ecclesiaste capitolo 3 versetto 4: un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. E pace, un tempo per ogni cosa. Perfetto, questo precetto sta benissimo con questo che il Signore Yahweh Shai dice qui: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto, perché c'è un tempo per ogni cosa e questa gente invece vuole vivere nella distrazione, vuole vivere. Pensate, riflettete, voi state vivendo nel paese dei balocchi praticamente. Cioè state vivendo Alice nel paese delle meraviglie. Questo è il mondo, è quello che vi ha presentato, ok? Attraverso questi social state vivendo vite parallele, vite. Sì, delle fantasie, vite che non è la realtà. Illusione. E questo ogni tanto il fratello attraverso lo spirito dice ci sarà un brusco risveglio per questa gente. Ma anche quando vedi che c'è il Facebook down, tutti vanno, impazziscono. Sì, impazziscono. 2-3 ore. Sono prove per comunque. Sono prove. Questo è il libro di Ecclesiaste, capitolo 7, versetto 2. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente, cioè ti fa riflettere. Infatti riflettete un attimo, quante volte vi è capitato che mentre siete nella fase gioiosa, che tutte le cose vi vanno bene nella vita, non vi curate di cose, non vi curate di Dio.
quante volte è capitato che quando le cose vi vanno bene nella vita non vi curate di Dio? Però appena le cose vanno male, che cosa fa? Appena ci capita qualche brutta situazione, qualche incidente, qualche disgrazia, qualche cosa che non ci va secondo i nostri piani, comunque noi cosa fa? Poniamo mente all'Altissimo. Infatti questo è quello che dice qua, meglio stare nella casa del lutto perché almeno ti fa riflettere. Infatti in funerale non sei in festa te, in funerale no. Pensi, rifletti. Vieni a funerale nigeriano, l'hanno fatto diventare festa. Sì. Di solito in funerale si riflette, sì, pensa. Da noi pensa anche alla morte, funerale. Si pensa che sia la morte in funerale. Appena buttano per terra quello là, bam, musica e... Non mi stai appoggiando il corsetto? Comunque è Yafah questo, riflettere su questo, riflettere. Infatti il Signore, ho un precetto, questo è Ageo, capitolo 1, versetto 5, che dice... Ora così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Infatti la scrittura ci chiama ad esaminarci, la scrittura ci chiama a riflettere e spesso e volentieri, lo dico, ci capita di riflettere quando le cose ci vanno male. Per questo è bene pensare a quando verrà il giudizio dell'Altissimo, ok? Oh, non è neanche solo quello, un uomo saggio davvero... Guardando tutto quello che sta succedendo al mondo, una minima preoccupazione ci deve essere, ok? Questo è un momento in cui, mai come dall'inizio della storia dell'umanità, ok? Le scritture stanno parlando più a volume alto che mai, ok? E questo, coloro che hanno la verità in questo momento, siete privilegiati davvero. È una cosa, cioè... Questo è quell'acqua nel deserto. Bravissimo. Hai capito? Bravissimo. Coloro che hanno la verità. Questi sono quei luce nelle tenebre. Praticamente, okay? Praticamente quel deserto che rappresenta quell'assenza di acqua. E oggi, come dice il re Davide, praticamente camminare nella valle della morte, ok? Cioè, praticamente questo deserto dove non c'è acqua, praticamente non c'è vita. E il deserto rappresenta un deserto spirituale, quello nel quale stiamo vivendo oggi. L'acqua che rappresenta questa verità, questa conoscenza. E attraverso lo spirito, se andate a vedere su YouTube, non c'è nessuno che può essere paragonato alla Gran Pietra Mulino per la quantità di video che inondano ogni giorno YouTube. Nessuno. E non a caso la Gran Pietra Mulino è stata messa al sesto posto nella classifica dei gruppi terroristici in America. Immaginate il mondo che state vivendo e come andrà ancora peggio. Arrivando, stavo guardando, hai visto il nuovo attentato negli Stati Uniti? No. Quando? Tutti. Quando è stato? Qualche giorno fa, ok? E ne ha parlato anche Trump. In poche parole, questo tizio qui lo hanno sgamato, che non è entrato, hanno cominciato la solita sparatoria, ok? Poi dopo lo beccano e scoprono che è un ebreo israelita, un Black Hebrew Israelite, cercano il suo telefono, era in contatto con i terroristi islamici. E vedi come stanno cercando di medire, di collegarci cioè, tutto? Mentre noi non siamo collegati a Islam, non siamo collegati a Palestina, non siamo collegati... Vedi, stanno... E sai cosa ha detto Trump? Nemmeno a quegli altri diavoli che occupano la nostra terra di Israele, ok? Non siamo collegati a loro. Però, come diceva il fratello, ovviamente loro cercano di fare questo perché cercano di mettere cattiva luce. Accusatori. Come dice la presa di Apocalisse? Che Satana ci accusa ogni giorno, notte e giorno, davanti... Nostro accusatore. E cosa volevo dire? Adesso Trump fa un discorso e dice che è ora di reintrodurre la pena della morte. E la ghigliottina. La ghigliottina. Infatti, biblicamente... E pensa cosa dice il libro di Apocalisse. Cosa dice il libro di Apocalisse? Prendiamo. Che tanti dei nostri fratelli in Babilon dovranno pagare. Questo è Apocalisse capitolo 20, versetto 4, che dice: poi vidi dei troni, e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Qua sta parlando degli eletti del Signore, ok? Che praticamente, come dice anche il Messia Yahawashah vicino a Pietro, che dice vicino a Pietro agli altri apostoli, dice
si trova in Matteo capitolo 19 questo, che dice... chi avrebbe perso... No, a parte questo che dice, voi vi siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi poi vidi dei troni e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Yahweh Shai e per la parola di Dio. E quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte o sulla mano. Quindi, essi tornarono in vita e regnarono con il Messia per 1000 anni. Quindi si vede come il padre davvero sta mettendo mattone dietro mattone. E quando dicevo che è un privilegio se conosci questa verità, ok? Perché tu sei davvero una luce nelle tenebre. Tu sei quell'acqua là nel deserto, ok? E come aveva insegnato il fratello il suo ultimo video di essere saggi come serpente e prudenti come la colomba, il momento arriva, perché cosa succede quando trovi acqua in un deserto? Immagina migliaia di gente che cerca acqua e finalmente trovano quell'acqua là. Ehi, ti vengono addosso. La roccia, hai capito? La roccia, cos'è nella roccia? Cosa hai bisogno del popolo? Hai capito? L'acqua. E poi alla fine ecco quello che ricercano è Yahweh Shai, perché è lo spirito di Yahweh Shai che viene. Ehi. Quindi davvero è davvero un privilegio essere in questa verità in questo momento, più che mai. Perché stiamo vedendo le profezie a venire proprio davanti ai nostri occhi. E infatti Trump ha proposto di reinserire la ghigliottina. Tutte le profezie bibliche che si stanno... Ma mi arriva una vibrazione, ma terribile, ragazzi. Ma terribile. Io mi sono proprio girato apposta. Terribile. Pensa un po' a Sodoma e Gomorra, quanto... Sai che se era per noi che diceva, mai sentito la cosa? Che si riprendono pure riprese. Spero di non aver capito male. Ah, quello che sia quello che fosse, rimane la sua... rimane contro di lui. Se questa gente non si pente, non si ravvede. E pensa che in questo mondo adesso, se tu parli male contro quella gente, sei tu che hai la mente malata, sei tu che non stai bene. Usano giustamente. Ecco perché cosa è un libro di Salmi è 82 che dice che ogni cosa è andata tutto al contrario. E Isaia 5:20. Male per bene, bene per male. Male per bene. E se... Poi concludiamo Matteo capitolo 17. Capitolo 11. Ah, mi sa che ha scritto quello là. Rispondiamolo. Concludiamo prima, concludiamo questo punto e poi andiamo a rispondere al commento. Matteo capitolo 11. Siamo al versetto 17. Abbiamo letto il versetto 17, versetto 18. Anzi, no, alla fine era qui. Dice. Era qui il punto, perché poi dopo va avanti, dice di fatto è venuto Giovanni che non mangia e non beve, dicono ok. Qui era appunto, boom, al versetto 17, vi abbiamo suonato, questa è come una canzone, ok? La gente. Mi ha fatto vedere la parte buona, non avete fatto caso. C'è la parte anche amara e non avete fatto caso. Quando lo Spirito ci guida parliamo, a volte parliamo della promessa, della speranza, di quello che anche dei giudizi. Del regno. Però così come hanno fatto i profeti in passato, come dice Geremia 28:8, e i profeti che furono prima di me, prima di te, profetizzarono grandi cose contro grandi regni, giudizio, morte e distruzione praticamente. Quindi c'è anche la parte amara da far presente alla gente. Non siamo solo qui a darvi lo zucchero affinché voi possiate venire perché vi abbiamo addolciti. No, vi diciamo la verità, ok? Ehi, scusatemi, ho un precetto. Qual è? Quello che l'Apostolo Paolo dice, che non vi ho nascosto niente, vi ho detto tutto. Yahweh Shai stesso lo dice, che non vi ho nascosto niente. Yahweh Shai ci ha detto sia il dolce e l'amaro, ha detto tutto. L'Apostolo Paolo stesso lo dice, che io non vi ho trattenuto niente, vi ho detto tutto. A differenza di queste religioni qui, non vogliono fare la parte della figura, la figura brutta che stiamo facendo noi, dicendovi il male. Vogliono solo dirvi bene affinché possano essere visti come gente che porta solo buona notizia, ma c'è anche un male con questo che viene. Questo è Yahweh Shai che parla, questo è Giovanni capitolo 15, versetto 15, che dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
tutte le cose ha fatto conoscere il Signore attraverso lo Spirito Santo, ci ha fatto conoscere tutto. Per questo noi non ci tiriamo indietro nel dire che abbiamo il 100% la verità della Bibbia, non perché siamo noi quelli della situazione. Non è un lavoro di uomini questo qua, questo è un lavoro dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo quando viene non ti nasconde nulla, ok? Quindi attraverso lo Spirito abbiamo il 100% la verità della Bibbia. Ma perché? Ma chi vi dice di non avere il 100% della verità della Bibbia? Significa che non hai il 100%. Se tu non hai il 100% della verità, non hai la verità. Ok? Semplice. Non è completo. O ce l'hai completo o non ce l'hai completo. Ehi, è spirituale, perché quel precetto che volevo prendere, che ti ho detto che Apostolo Paolo ha detto, okay. Dopo sentirai altri due precetti dopo. Questo è il libro di Atti, capitolo 20, versetto 27. Come Yahweh Shai non ci ha nascosto niente, ci ha fatto. Apostolo Paolo dice: perché non ho evitato di dichiararvi tutti i consigli di Dio. Uno dice, che ti dice tutti i consigli di Dio non ti nasconde il male, o ti rivela tutto, anche se davanti agli occhi della gente, i profeti antichi erano sempre visti male davanti a tutti, facevano quella figura là pur per portare il messaggio dell'Altissimo, anche se non era, se non era dolce, ok? In versetto 28 dice: ostenete dunque a voi stessi. Salaghia, che lo voglio rileggere anche io in questa versione. Che qua Paolo, prima di arrivare al versetto 27, al versetto 25 dice, anzi versetto 26 dice: perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. Ehi. Cioè poi ti ha avvisato, queste sono le cose, se non ti ravvedi, se non ti ravvedi, giudizio, morte e distruzione viene sulla tua testa. Ti ho detto cosa arriva. Non siamo qui a dirvi Gesù vi ama e siete tutti salvi, tutti. No, no, innanzitutto vi diciamo che Gesù non è il nome del Messia, diciamo che Yahweh è il nome del Messia, e se non vi ravvedete e non tornate al Signore e non tornate in opere, ok, al Signore, giudizio, morte e distruzione viene su di voi, ok? Perché il Signore è venuto a dare la sua vita per portare un messaggio di ravvedimento. Non è venuto a dare la sua vita affinché tutti quanti siano salvi, a chi gliene frega o a chi non gliene frega, o a chi crede di sapere o a chi no. È venuto a portare un messaggio di ravvedimento. Infatti in Matteo 4,17 si dice che il Signore iniziò a predicare dicendo: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi il messaggio è chiaro. Come si legge in Ezechiele. In Ezechiele, quando il Signore manda Ezechiele, dice: va al mio popolo e digli all'empio di ritirarsi dalla sua impietà. Se l'empio si ritira, buon per l'empio. Se l'empio non si ritira, va bene lo stesso, tu avrai le mani pulite dal suo sangue. E Paolo è quello che sta dicendo qua praticamente. Ti ha detto come stanno le cose. Ho le mani pulite dal mio sangue. Accetti o non accetti, sono cavoli. Per questo al versetto 27 dice: perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Leggi motivo però, 28 e 29, vai ancora più giù. Dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. Vai. Dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Non risparmiano il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Cioè non ho cessato di ammonire. Quindi quando è che ammonia? Cioè no, non va così, non è questo il modo giusto di comportarsi, non è questo il modo giusto di credere in Dio, non è questo il modo giusto di servire Dio. Ok, Paolo non andava a dire: ehi, abbiamo conosciuto il figlio di Dio, il Messia, è morto per tutti quanti voi, quindi champagne, godiamoci la vita, siamo salvi ormai. No, Paolo andava ad ammonire, a dire: cosa credi tu? Credi in Dio, ma ti vuoi andare anche dietro ad Atena, a Diana? Vuoi andare anche dietro a... No, Paolo, no, solo un Dio abbiamo, ok? Solo il padre Yahweh. Cosa dici di credere in Dio, ma il maiale, vuoi mangiare il maiale perché il maiale ti piace? No, andava a correggere. Cosa dici di credere in Dio e poi dopo tratti male tuo fratello? No, non è questo il modo di andare avanti. Quindi andava a ammonire. E perché diventa amara l'ammonizione? Perché a nessuno piace essere richiamato. A nessuno. Okay, anche se ci pensi quando io e te, no, abbiamo dei confronti, cavolo, a nessuno dei due piace dire: ehi, stai sbagliando. Quando ci diciamo no, non sono d'accordo. A nessuno piace essere, a nessuno in nessuna maniera. Però è qui e sta là la saggezza a dire: fammi esaminare me stesso. Sta là l'umiltà. L'umiltà, bravissimo. Ok. Meglio ancora. Proprio che la correzione. Sì, io personalmente. Non mi piace essere corretto. Non mi piace essere corretto. A me ancora di più. Ascolto la correzione,
ma nessuno piace, ma è prima persona. Ma è questo davvero, ognuno di noi dobbiamo lavorare, per quanto umile posso essere, ma la correzione mi arriva. Quanto umili cerchiamo. Io so che stai dicendo la verità, io so che sono fottuto in quel momento, ma ehi, ognuno di noi dobbiamo lavorare su questo punto di vista. E quando ci stiamo correggendo, dentro di me c'è un terremoto, no? C'è un terremoto, anche sì, anzi. Correggiamo, cioè, ma questo è, cioè, perché è un contrasto tra due uomini. Non sei da solo, c'è la carne e lo spirito. C'è la carne e lo spirito che sono contrari uno contro l'altro. Lo spirito sa che in quel momento là questa correzione mi serve. E questo è giusto. Ma la carne, cazzo, chi è lui che mi dice queste cose qui? Perché me lo devi dire, hai capito? Sono due cose che contrastano con contrastanza. Se volete un precetto, questo vai, è vai. Atti 3:38. E dietro a loro, parto dal 37, or essi udite queste cose, furono compunti nel cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Yahweh Shai, la Mashiach, per la remissione dei vostri peccati. Questo è, qua ci sono due punti importanti da prendere. Uno è che quando Pietro disse, fece questo discorso, tra la folla c'erano quelli che furono compunti nel cuore, cioè non tutti, ma che quando tu vieni alla verità e ascolti il messaggio biblico, dentro di te c'è qualcosa che ti segna, ok? Dice, questo sta dicendo qualcosa che mi suona bene, furono compunti, anche quando sei richiamato furono compunti loro nel cuore, per questo dice, ok, adesso cosa dobbiamo fare? Quando gli hanno chiesto a Pietro che cosa dobbiamo fare, a cosa li ha chiamati Pietro? Al ravvedimento. Anzi, per appoggiare questo precetto qua mi è venuto a venire in mente Ezechiele, capitolo 33, versetto 10, dove si legge: tu figlio d'uomo, di alla casa di Israele. Questo è il padre attraverso lo spirito che parla a Ezechiele, che dice: tu figlio d'uomo, di alla casa di Israele, voi dite così, le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Praticamente la stessa domanda che stavano facendo a Pietro. Cosa dobbiamo fare? Cioè, noi stiamo riconoscendo i nostri peccati. Abbiamo ascoltato la verità, stiamo riconoscendo i nostri peccati, come stavano riconoscendo loro i peccati con Pietro, dicendo, ok, abbiamo sbagliato, abbiamo cagato con il Signore, siamo andati fuori. Che cosa possiamo fare? E la stessa cosa qua, dice, noi i nostri peccati languiamo, fa, come potremo vivere? E il Signore dice, al versetto 11, di loro, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via. Convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele. Precetto. Questo è il libro di Ecclesiastico, conosciuto come Siracide 5:7. Non fare alcun ritardo per rivolgerti al Signore, e non rimandare da giorno in giorno, perché l'improvviso verrà fuori l'ira del Signore. Puoi partire qualche precetto da 5:5. E qua, vediamo, e qua prendo velocemente un punto, la parola convertitevi, la parola ravvedete significa correggiti, la parola convertirsi in realtà significa tornare indietro, nell'antico ebraico è shawab, che significa torna indietro, infatti noi siamo chiamati a tornare alle vie antiche, come ci dice. Questo è il libro di Ecclesiastico, conosciuto come Siracide, capitolo 5 e versetto 4, dice: non dire ho peccato e che danno mi è successo, perché il Signore è lungo di misericordia, non ti lascerà andare in alcun modo. E quanti sono in questa mentalità? Dicono, ok, ho peccato, non mi è successo niente, vabbè, dai, allora fammi continuare. E questo è l'inganno comunque di Satana, perché cosa fa Satana? Ti lascia tempo affinché tu accumuli sempre più distruzioni su te stesso. Ok, il padre poi, come dice qua, è misericordioso, ok? Padre non ti giudica subito, anzi, c'è un precetto. Ti do un precetto, vai. Questo è Ecclesiaste capitolo 8, versetto 11, dice: siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare del male. Visto che il padre non giudica subito, non ti dà il giudizio subito, non ti dà tempo, il cuore dei figli dei uomini credono che non mi è successo niente. Ok, ho mangiato maiale, ma non mi è successo niente. Ok, mangia maiale oggi, le conseguenze dopo. Ieri, oggi, domani, ma aspetta.
aspetta che arrivi a una certa età dove se ne vanno a puttane i tuoi organi e il tuo corpo. Non puoi tornare indietro. Okay? È come mangiare io, come dico, e tutti i miei denti sono a puttane, sono cavie dappertutto. Ok, andava bene quando mangiavo tutti questi. Io andavo in supermercato e compravo pacchi e ne finivo tutto così. Era tutto dolce, oh ma che male mi vuoi che mi succede, oh ma che male vuoi che mi succede. Ci vedi, quando io avevo, quando io prima di entrare nella verità avevo una vita sregolata, a parte fumavo e cose varie. McDonald's. A parte McDonald's, non lavoro, anche le macchinette, ogni ora. Ogni ora. Spendere soldi per cagare. Lasci vedere, McDonald's lo mangiavo, non ti dico bugie, lo mangiavo almeno 3-4 volte a settimana. 3-4 era casa mia. Io finivo di lavorare a volte alle 5-6 di mattina, andavo al McDonald's a mangiare al McDonald's. Oppure qualche volta mi capitava con le macchinette da lavoro di fare di pranzare mangiandomi 4-5 Kinder Bueno. Un precetto se vai. Qua è Genesi 4, versetto 6. E l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se fai bene non rialzerai il tuo volto, ma se fai male il peccato sta alla porta. Alla porta. E questo è spirituale, perché Caino è stato corretto, proprio quello che dicevo prima, ma è stato irritato da quella correzione, pur sapendo che non era giusto quello che stava facendo. Dobbiamo, come dice Apostolo Paolo, esaminarci davvero. Io sono colpevole di questa cosa qui, è una cosa che devo lavorare. Io anche io. Era da prestare attenzione a questo, a non fare come Caino, a non irritarci. Caino è stato corretto e lui sa, perché lì dice se fai bene, vuol dire che lui sa che questo è il bene, sa cosa fare. Sapeva qual era il male, ma ha continuato. Si era irritato, e quella irritazione è aprire la porta a Satana. Tu ti irriti alla correzione, boom, hai spalancato la porta e l'altro siede e comincia a girare la tua testa come vuole. Sai ieri attraverso lo spirito dopo che abbiamo parlato, cosa mi sono saputo? Ho detto, ehi Calam, non mi frega niente, ho pensato, adesso sai, mi sono imposto, ho detto, ehi Yaraya, la ragione adesso, mettiti a ragionare, mettiti nei panni di Yaraya. Mi sono messo, ha detto, comunque praticamente mi sono fatto un'autocorrezione. Vabbè, ma a parte tu mi conosci, no, Yaraya? Sai che io, prima di entrare nella verità, io devo mettere in dubbio qualsiasi cosa. Non sono nuovo a queste cose qua. Però ieri, quando dopo che abbiamo avuto quella conversazione, lo spirito mi ha detto di non pensare a quello che credevo. Io ho detto, analizza invece quello che Yaraya. Cioè, non irritarti perché non è come la vedi tu. Prova a riflettere di più su quella cosa. Infatti attraverso lo spirito. No, anch'io ho ricevuto una correzione ieri, davvero, che dopo ci ho riflettuto, e è lì che ho imparato qualcosa proprio. Mi irrito alla correzione. Mi ha dato una correzione ieri, anche se, ok, ma è arrivata una correzione che io me la sono preso con me stesso, perché mi ero irritato a quella correzione là, che non doveva essere così. Non doveva essere così. E questo qua rischiamo di fare la stessa cosa che fa Caino, perché è lì che parte tutto da là. Parte tutto da là. Ok? È un buon punto questo qua, di imparare da questa irritazione di Caino. Questo ti fa riflettere che da oggi in poi lo spirito è su di noi quando riceviamo una correzione, anche al lavoro, anche al di fuori della verità, anche di non irritarci. Davvero, soprattutto anche, come ha detto, fuori, devi essere padrone del tuo, cioè, dell'autocontrollo, e il padre parla dell'autocontrollo. Al lavoro alcuni ti vengono e ti passano questa irritazione e vai a fare cose che non dovresti fare. Sì, che a volte è anche su una stupidaggine, per esempio adesso torniamo al parcheggio, c'è quella che si lamenta, che ha parcheggiato male. Sì, tipo le peggiori le cose, basta. Poi dove viviamo noi al nord, almeno nella mia città, sono i re del richiamo loro. A loro come piace richiamare a loro, guarda, nessuno. Ok, tornando qui. No, ci vuoi dire qualcosa? No, vai. Il libro di Ecclesiaste, non svelare. No. Il libro di Ecclesiaste 5 e 5 dice: per quanto riguarda l'appropriazione, quando si parla di appropriazione è appropriare la propria strada, mettere propria la propria strada, no? Dice: per quanto riguarda la propiziazione,
non essere senza paura di aggiungere il peccato al peccato. Ok? Ed è questo che fanno molti in questi tempi qui. Non hanno paura di aumentare sempre. Io quando ero nelle chiese sono arrivato a un certo punto che, cavolo, cominciavo a ribellare al Vangelo della Chiesa, no? Mm. E facevo un peccato dietro l'altro. Facevo che alla fine non erano proprio neanche peccati alcuni, ok? Ma cioè, ho capito, quando tu uscivi dalla strada che ti avevano imposta, sì, loro, là ti come un leone in gabbia. Hai capito? Facevi. Ed è questo che succede al mondo. Come, allora, un vero hitman, come arriva ad essere un vero hitman? Ok? E letteralmente, se tu vai sulla dark web, se vuoi ordinare un hitman che va a uccidere, hitman sono quelli che fanno, l'esecuzione. Killer. Okay? Sì, un sicario, sì. E se tu lo vuoi fare davvero, su dark web, pagando con Bitcoin, io sono rimasto scioccato, perché ogni tanto vado sulla dark web e guardo un po' di cose. E lì è un mondo che la gente che non sa neanche cosa. Io letteralmente posso ordinare un hitman che vada a fare un hit su qualcuno. Paese, lo pago con. Non ti conosco, non sai. Eh sì. Allora, un vero hitman, come passa a diventare un vero hitman? Uccide il primo, ok? Magari all'inizio si sente un po'. La prima volta. Fai il secondo, comincia a essere un po' più duretto di cuore. Fai terzo, allora non ha più coscienza. Fai terzo, ed è questo che dice qui, e quanto riguarda la propiziazione, non essere senza paura di aggiungere il peccato al peccato, ok? E tutti noi siamo stati complici di questa cosa qui. Ti può fare questo effetto, vero? Là che tu aggiungi peccato a peccato, allora a un certo punto arrivi e dici... Non ti interessa più. Aspetta, avevamo tutti iniziato, ok? Fumando qualche sigaretta. Poi si passa alle cane, poi si passano a quei ceppi di Bob Marley come Lattanzio. Poi si passa a Bongo, poi si paga a Chillum, poi si passa a un'altra droga, e poi si passa a un'altra droga. C'è la droga del coccodrillo in America. Ok? Questo è, aggiungere il peccato su peccato è terribile, perché il peccato cosa è? È aprire la porta ad essere posseduto da spiriti. Quando vivi in peccato, non sei te stesso. Non sei più te stesso. Sei posseduto da spiriti che fanno quello che vogliono. Ecco perché la gente ti dicono che io sento voce. Io sento voce, ok? Ah, chi fa peccato è schiavo del peccato. È schiavo del peccato. E cosa succede? La tua mente è come il soggiorno, no? E non fai niente, c'è Satana seduta sulla poltrona e ti dice: apri il frigo, prendi gelato, tu vai, brum brum brum, apri, lo mangi. Dopo un po' fa, prendi il remote, metti canale 5. Tu stai solamente eseguendo quello che ti dice di fare Satana, lo zombie. Un precetto qua in Giovanni 8:10. E Yahweh Shai, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, signore. E Yahweh Shai le disse: neppure io ti condanno, va e non peccar più. Qui le chiese lo prendono e la girano a modo loro. Yahweh Shai non l'ha condannato, ma non vanno avanti a dire che l'ha detto di non peccare più. È lì che la gente vede l'inganno delle chiese. Ti dice: non mi giudicare, non mi condannare, nemmeno il nostro Signore ha condannato la il punto più importante, non lo tirano fuori, non peccare più. Vai al punto 34 se ce l'hai, a versetto 34. Questo è Giovanni 8:34. Yahweh rispose: loro in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Yahweh. Chi commette peccato è schiavo di peccato, perché peccato in sé è un essere, ok? Peccato in sé è uno spirito, una volta ti prende quello là, non ne vieni più fuori. Non ne vieni più fuori se non digiuni, se non preghi al Padre Yahweh, se non cominci a voler proprio fare, a dare frutti di pentimento, ok? Quello là ti possiede, prende assolutamente controllo su di te, come dicevo prima,
hai voce nella tua mente. Hai solo voce nella tua mente. Quante volte abbiamo fatto cose abominevoli da solamente il pensiero? Sembra che qualcosa ti dice fai questo, ti lo mette in testa e tu guida, e tu vai, vai. Se non hai lo spirito, vai. Vai, ok? Se non avete altro, posso continuare il precetto qui? Aspetta che vedo se riesco a trovare. In Giacomo c'è che con la coscienza si pecca dalla luce del peccato, dalla coscienza, dalla concupiscenza. La concupiscenza. La luce del peccato. La concupiscenza, cosa è? Prendo il significato della concupiscenza. Stavo cercando un precetto dove dice che... E quale? Giacomo 1,14. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Attrae e lo seduce. Perché la parola concupiscenza significa intenso desiderio di appagamento, specificamente sessuale. Dice, nella morale cristiana, passione intemperante, predominio della materia sullo spirito. E qual è questo predominio sullo spirito? È quel demone là che cosa c'è? Oggi c'è un precetto dove dice che non siamo più servi del peccato, ma siamo servi del Signore. E alla fine, qua in Romani è simile, in Romani 6,11 dice così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Mashayach Yahawashai. Ah, c'era proprio un precetto che diceva che serviamo il peccato o serviamo il Messia Yahawashai, ok? Questo non significa che noi non pecchiamo, perché comunque anche inconsapevolmente pecchiamo tutti i giorni, ma il fatto era, come diceva il fratello, se tu prendi l'abitudine nel fare una cosa, diceva bene. Galati 3,22 stai citando. Magari. Cioè, se tu prendi l'abitudine a fare questa cosa, magari ecco, dici vabbè, non mi è successo niente, non importa, e continui a peccare. Concupiscenza in inglese, perché c'è la bulletta, c'è l'etimologia. Sì, 3,22. Galati 3,22 si legge. Fantastica. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Yahawashah e Mashiach fossero dati ai credenti. No, non lo spiega bene. Non è che non lo spiega bene, è diverso da quello che dicevo io. Però vabbè, ma Massimo poi lo aggiungerò nei commenti se mi salta fuori. Comunque quello, il punto era quello, il punto era capire che... Ok, prova 19. Dice fino. Sarà da qualche parte qua comunque. Magari alla finale quello è il punto che è fatto. Che dice siamo servi. 6,14, poi 115. Vabbè, comunque quello era il punto era fatto credere che se si prende troppo l'abitudine a camminare nel peccato e non ti preoccupi delle conseguenze del peccato, praticamente alla fine sei impossessato e finisci per fare una vita secondo la carne, non sei più te stesso, ok? Perché è un altro spirito che sta guidando la tua carne, non è lo Spirito Santo. E alla fine comprendete questa cosa qua, che o siamo mossi dallo Spirito Santo o siamo mossi dallo spirito, da uno spirito avversario. Che il nostro corpo è un... Romani 6,14. Questo è Romani 6,14, perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. No, qua tutto il capitolo parla più o meno di questo, ma comunque sì, il punto, ci sono vari precetti che attraverso lo spirito, ecco, la Bibbia, anche se non trovi un punto te ne dà un altro, va bene così. Comunque sappiate che il nostro corpo è come un veicolo, questo corpo di carne, dentro questo corpo c'è uno spirito, ma o c'è uno spirito giusto o c'è uno spirito avversario. Quindi se non camminate secondo
giustizia, sappiate che state camminando secondo lo spirito avversario e attenti, perché lo spirito avversario viene sempre a disturbare, a cercare di portarci, di sviarci a destra e a sinistra. Infatti qual era una preghiera di Re Davide? Quella là di pregava al padre affinché il padre non lo svine a destra né a sinistra. Per questo bisogna fare attenzione a non prendere l'abitudine, a non prenderci uno gusto e due l'abitudine nel camminare nel peccato, non preoccupando delle conseguenze, perché poi ti ritrovi a un certo punto come passa il tempo, passano gli anni e praticamente ti trovi fuori. Ma anche quando vieni a questa verità qua, se tu ti distrai un attimo, che ti metti un attimo a pensare alle cose del mondo, non ti metti a leggere, non ti metti a studiare, non ti metti ad ascoltare non ti applichi alla lettura, all'insegnamento, ti trovi dopo una settimana che magari non hai fatto niente, ti trovi proprio il tempo passa e trovi vuoto. Quindi in base a come occupiamo il nostro tempo anche è importante. Yao Shai stesso lo dice: non guidarci nelle tentazioni. Tornando qui, questo è il libro di Ecclesiastico, Seracchide 5:5. No, versetto 6. Dice: e non dire che la sua misericordia è grande, sarà pacificato per le moltitudini dei miei peccati. Questa perché è la mentalità delle religioni. È quello che stavo pensando, è quello che ti dicono nella chiesa. È misericordioso, non ti preoccupare. Sì, è sì. Quello che vuoi, sei già salvato, basta che tu confessi al Papa. Che è vero, il Signore è misericordioso, ma anche la misericordia del Signore ha un limite. Una soglia. Sì, ok? Anzi, la misericordia che proprio già non ti distrugge subito, immediatamente, appena compi quello che compi, ma che ti dà la possibilità di correggerti e ravvederti, già quella è misericordia. Già adesso noi abbiamo qua la misericordia, che siamo stati puniti in mezzo alle nazioni, ci siamo comportati in maniera abominevole, abbiamo commesso adulteri, siamo andati con le donne di altri uomini, abbiamo vissuto una vita scellerata, una vita nella dissolutezza, una vita di merda praticamente, e il Signore ancora oggi ci dà la possibilità, attraverso il nome di suo figlio, attraverso i suoi servi profeti, di tornare a lui. Quanto è grande la misericordia dell'Altissimo, se ci pensiamo, ok? Per quanti secoli ha avvertito il suo popolo? Pensate che sono passati 2000 anni da quando è venuto suo figlio e il Signore ci dà ancora la possibilità di tornare a suo figlio. Ma più misericordia di questa, ma che cosa volete? Fatemi capire. C'è un limite tra... A Napoli si dice buono sì, ma fesse no. Cioè buono sì, ma non scemo, ok? L'Altissimo è buono, che ti dà possibilità di ravvederti, ma non è scemo a livello che comportati come vuoi e ti salvo lo stesso. Assolutamente, okay? Le scritture dicono che il Padre Santo, già prendendo che il Padre è santificato, il Padre è giusto, permettere, tollerare tutta questa merda che facciamo è troppo misericordioso. Perché se il Padre volesse agire, appena commetti un peccato ti arriva un fulmine. Ogni minuto un fulmine. Saranno fulmine. Sai, tipo un po' come anche nei cartoni animati. Sai quando becca il fulmine? Mille fulmine al giorno. Sono dei cartoni animati che l'ho tutto bruciato. E io in secondo... Vedi i fulmini per tutto il mondo. In un secondo sai quanto è morto. E sapete la verità? Che comunque quando poi veramente capita che c'è un fulmine che colpisce qualcuno, non vi pensate che sia un caso che il fulmine ha colpito? No, l'Altissimo controlla tutto. Anzi, ho fatto un video tempo fa che c'era un paio di persone che erano morti per dei fulmini. Io ho mostrato attraverso le scritture che è l'Altissimo che controlla questo. Quello è un giudizio. L'Altissimo manda giudizi ogni mattina. Mo' perché a te non ti arriva subito, non ti pensare che ti stai comportando nella maniera corretta, ok? Sì. Infatti dice: non dire che la sua misericordia è grande, sarà pacificato per le moltitudini dei miei peccati, perché la misericordia e l'ira vengono da lui e la sua indignazione riposa sui peccatori. Per questo, come dice la scrittura, il Dio della Bibbia, il Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, è un Dio grande e terribile. Perché così come è grande misericordia, così è terribile nel suo giudizio, ok? Assolutamente. Non vi pensate che quando vi punisce... non vi pensate che quando viene la fine degli empi, il Signore farà mandare i missili nucleari, allora la gente esplode, è finita lì? No, gli empi soffriranno, ok? Ma... gli empi soffriranno, moriranno di fame. Sapete che significa la peggior morte che si può augurare a una persona? Quella là di morire di fame. Di sete. Di sete di fame. È quasi la stessa cosa, quando si parla di fame di sete è la stessa cosa. Sì, ma qualcosa deve morire. Dice che non ci sarà tribolazione come mai. C'è stato il diluvio. Tribolazione non sarà come mai. A dire è vero, sai perché? A dire è vero, è peggio morire di fame che di sete.
peggio morire di fame, ma stai scherzando, perché, chi se ne pensa di acqua quando ha fame? No, bravissimo, no, perché se ci pensi, quando si a parte che se quando muori di sete muori prima, perché il corpo senza l'acqua può rimanere quanto? Una settimana, due settimane, adesso non lo so precisamente, ma senza cibo puoi resistere di più. No, quindi tu anche se bevi, ma però non hai cibo, cioè la tua agonia dura ancora di più. È un'agonia proprio... Ehi, quando hai fame, la peggior cosa che vuoi fare è bere acqua, perché ti viene di più in una maniera proprio... Quindi è peggio morire di fame che di sete. E nella Bibbia parla chiaro che molti saranno gli uccisi del Signore, e molti morranno di fame, anzi fammelo prendere questo. E poi hai detto qualcosa riguardo il fuoco nucleare. Il Padre è capace di allungare i tempi, ok? Tu in quel momento che la gente si brucia dentro quel fuoco, possono essere 5 minuti, ma il Padre li farà sembrare 3 ore. Ah sì, assolutamente. C'è gente che nelle ultime ore della sua vita, cioè, gli sono durate un'eternità, e quelle ultime ore ti fanno dimenticare tutto il bene della tua vita, tutte le donne, tutti gli yacht, tutte le divertimenti, tutto quello. Sto parlando dei ricconi, no? Delle elite che hanno magari yacht. In quelle ultime ore di sofferenza si dimenticano di tutto, e ti ricorderai solo di quelle ultime ore. Mentre magari puoi fare una vita tremenda di sacrifici, sofferenze, così, ma quelle ultime ore di vita l'Altissimo te le fa, se praticamente ti porta all'altro mondo di riposo, cosa vuoi mettere sulla bilancia? Certo che metti la guarda che fa la differenza su come si muore, ok? Perché la morte, giudizio, morte e distruzione arriva, ma la differenza è su come la gente morirà. Ehi, ho visto un video su YouTube, questo qua, che è su YouTube, lo scrivi, è morto nella sua Tesla. Ok. Tesla è la macchina più terribile che uno può comprare. La macchina si è bloccata, non può aprire cosa. Ha preso fuoco e devi vedere questo qua. Sentivi quel urla là. È terribile. Questo bruciava. E io ho notato una cosa. Sembrava che il padre l'ha allungato il suo giudizio. Cazzo, non moriva più questo qua. Cuoceva piano piano. Ehi, padre, è terribile. Quel fuoco, quando arriva la bomba nucleare, non consumerà subito questa gente qui che crede che muore subito. No, non è per caso, quel prolungamento di tempo non è per caso. Non è per caso, eh. Il padre ce lo dà dote e stabile. Come abbiamo detto, il Dio della Bibbia, nella scrittura, è chiamato terribile. Un Dio grande e terribile. È proprio quell'essere grande in misericordia è terribile nei suoi giudizi. Ehi, ti dico velocemente un giudizio. Come si chiama? Epifane 4. Il terrorista che ha terrorizzato i figli di Israele nel libro di Maccabei, come l'ha fatto morire il padre? Prima il padre l'ha fatto venire di quel cancro nelle viscere, perché lui quando era vivo gli piaceva tormentare la gente là. Allora il padre l'ha fatto venire il cancro. Aspetta, quello era solo l'inizio, ma un dolore insopportabile. Ma non è finita là, una puzza che nemmeno lui riusciva a sopportare fino alla sua morte. Antioco Epifane. Questo è il primo libro di Samuele 4, mi sembra, parla degli idoli, anche dei giudizi sugli altri popoli, che gli erano tumori. Ah sì, sta parlando dei filippini, quando hanno portato l'arca dell'alleanza nel tempio di Dagon. Sì. Gli è venuto emorroide a tutti. Ma tutto il popolo. E tutto il popolo. Sì. Questo è secondo Estra. È scritto. Non ci inventiamo niente qua. Ehi, questi qua hanno cominciato a cercare come portiamo via questa roba qui. Ma sì, abbiamo preso, le abbiamo rubate, e dopo è portato. Ma a parte che loro hanno fatto pure il sacrificio all'olocausto al Signore. Sì, sì, hanno dovuto dare anche con oro e robe varie. Sì. E questo dimostra che noi non siamo niente. Noi non... Ehi, l'amore che ha Yahweh Bashanasha verso di noi è grande, perché lui può prendere una formica, un popolo e farlo più grande. Assolutamente. Ehi, Deuteronomio 7 dice che è l'amore che ha per noi. Poi dice anche a Mosè che fammi distruggere questo popolo da te, faccio sorgere un popolo migliore, non più forte.
Bene. Allora, questo è secondo Esdra, capitolo 16, versetto 22, che dice: poiché molti di quelli che abitano sulla terra moriranno di fame, e l'altro che scamperà alla fame la spada distruggerà. Eh sì, e questo lo si può appoggiare anche, cosa è, il libro di Gioele, che dice che è come un uomo che scappa dal leone e incontra un osso. Amos. Sì, ma che mette la mano sulla parete e trova un serpente. Sì. Il giudizio del padre è terribile. Eh sì. Chi non morirà dalla fame morirà dalla carestia. Chi dalla carestia no, è la spada. Non può scampare. Nel punto invece volevo prendere che ci sono proprio i quattro giudizi del padre, si chiamano, tipo, che sono peste, fame, spada. Sono tipo quattro giudizi. Quattro giudizi si trovano in Geremia, che sono le quattro piaghe dell'artista. Ah, chi ha la spada? Chi? Spada, fame. Ho capito. Te lo tiro fuori? Ah no, sono. Sì, sotto a peste hai fuoco, hai acqua, hai diluvio, hai tutto il resto. Questo è il peggio di questo. Tornando all'Ecclesiaste 5:7 dice: non esistare a rivolgere al Signore Yahawash Meoshai. Sei cose odia il Signore. Ah sì, l'occhio bugiardo, bla bla, sì. Dice: non esistare a rivolgere al Signore, a rivolgerti al Signore e non rimandare di giorno in giorno. E questo siamo colpevoli, io per primo. Mi ricordo, io potevo essere in questa verità ancora tempo prima, ma mandavo avanti perché avevo demone del fumo ancora. Mandavo avanti, dicevo che dai, finisco questo rap e mi converto. Finisco il rap, mi convertivo per 3 giorni e tornavo a comprare di nuovo. Finisco, ogni giorno dicevo, finisco questo e... Mentivi a te stesso, sì. ingannavo il tuo cuore. Sì, questo è la mente che quando Satana è un altro ancora. Ah, un altro. Giuseppine. Allora dice: non esitare a rivolgerti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisamente verrà fuori l'ira del Signore e nella tua sicurezza sarai distrutto e perirai nel giorno della vendetta. Infatti improvvisamente dice la scrittura che il giorno del Signore viene come un ladro nella notte. Cioè, quindi la gente, riflettiamo su questo, veramente potrebbe essere da un giorno all'altro dove inizia questo mondo inizierà a collassare, questa società. Stavo vedendo una notizia che dicevano che è possibile che questo weekend o il prossimo weekend ci sarà un'emanazione solare che potrebbe far venire blackout. Sapete, da un momento all'altro potrebbe questa società iniziare a collassare. Sappiamo che l'elite mondiale, che è la mano sinistra dell'Altissimo, inizierà a far venire il caos, la grande tribolazione che porterà alla terza guerra mondiale. Quindi sappiamo che da un giorno all'altro potrà partire tutto questo. Perché si dice improvvisa viene l'ira del Signore, che alla fine l'ira del Signore, attraverso chi si manifesta? Il Signore ha una razza malvagia attraverso il quale ti punisce, ti castiga e ti porta il suo giudizio. Sì, da un giorno, in ore il padre può combinare molto, in minuti. Il regno dei babilonesi è stato in un attimo hanno preso i medi persi, senza guerra, senza niente. Per questo Yahawash dice sempre: vegliate, state attenti, state pronti. State pronti, perché da un momento all'altro può venire. La andiamo domanda là se la... Sì, allora... ok, mi pare di leggere una benedizione in Genesi. E in Genesi 2, una punizione. Genesi 1:27.
Genesi 2, vengono invece puniti, ma la donna era stata creata prima del settimo giorno. Chiarimento difficile da esprimere in chat, ma leggo due creazioni diverse, temo duro. Ma oh, guarda, no, quando abbiamo parlato riguardo alla creazione noi? La settimana, o due, no, due settimane fa. Il campo due settimane fa siamo entrati in Genesi 1. Sì. Ok? Non mi ricordo. Guarda, se non sbaglio, attraverso lo spirito, proprio circa due settimane fa, comunque magari circa due settimane fa, vai a vedere, c'è un campo dove noi abbiamo iniziato. Sicuramente non quello della settimana scorsa, quello. Ah no, neanche quello prima perché eravamo a Napoli, quello prima ancora. Comunque, vabbè, lo lascio nei commenti, lascio il link di questo campo dove abbiamo parlato proprio di questa domanda qua. Perché siamo stati proprio su questa domanda qua quasi tutto il campo praticamente. Quindi ci può essere una delle ragioni per cui siamo corrotti, abbiamo avuto bisogno di più guide per portare comunque l'umanità a perdere ogni valore oltre che gli insegnamenti. Scrive Maurizio, quando siete andati a Napoli avremmo potuto incontrarci, siete passati vicino dove abito, lungo l'autostrada. Mi dispiace, ci ho pensato dopo, purtroppo. Preoccupare Maurizio, Dio vuole, o in questo regno, nel prossimo ci vedremo. Scrive Bernardino, shalom, mi sto dirigendo, boh, ragazzi state al sicuro e mantenete la fede. In bocica, bashem, bocica. Non lo so. Se non stiamo sui comandamenti si va subito ai sette vizi del corpo che confondono l'anima. Shalom, shalom a Gennaro e shalom a Claudio. Prego, io che sono adesso? 56, 57, perfetto. Sì, sì, ma guarda, ti metto nel commento di questo video qua, ti metterò il link di quel campo dove entriamo proprio in Genesi 1, in Genesi 2 e parliamo della creazione. Io ti abbiamo parlato della creazione. Sì, abbiamo parlato, siamo andati anche a profondo. Sì, sì, dettaglio per dettaglio. Sì. Hai dato 3, 7, 8 studi. Non mi ricordo proprio. E anche sulla playlist. C'è la creazione. Sì, lì ho concentrato proprio dall'inizio la creazione. Ah, lo stai vedendo quello? Sì, sto sentendo. È difficile. Sì. Ehi, ok. Se non, se, voi, se non avete. Sai che avevamo lasciato Matteo 10. Cos'è che avevamo? Ah, Matteo 10. Sai sì, che in Matteo avevamo lasciato. Eravamo alle istruzioni del Messia. Sì, alle istruzioni che ha dato ai suoi apostoli. Matteo 10. Però prima voglio leggere questo voglio concludere questo di prima. Questa è prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 3. Dice, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. E io ricordo la prima volta che lessi questo precetto qua, dissi, allora, questo precetto non ha bisogno di interpretazione. Anche a me, questo precetto, cioè basta leggere questo precetto davvero e se hai lo spirito davvero, se leggi questo precetto e non converti. Di qua non è che devi mettere a dare un'interpretazione, una. Cioè qua dice chiaramente, dice che chi dice l'ho conosciuto, chi dice di conoscere Dio, di servire Dio, di credere in Dio, e poi dice e non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo e la verità non è in lui. Ehi, prendi questo precetto qui e lo applichi alla vita che stiamo vivendo. Prendi questo precetto e entri nella chiesa, ok? Con questo precetto vedi già. Intanto vedi le strutture di case esagerate, dentro vedi tutte statue esagerate, dopo vedi i preti come si vestono, tutta la tunica dei preti antichi dei Dagon, questo è un sono i preti dei cananei. Guarda il cappello. Sì, guarda bravo, quel cappello là si chiama la mitra dei Dagon, che i preti dei Dagon, pesce, il dio di pesce. Ok? Cioè, tu prendi questa scrittura e cominci a guardare uno dietro l'altro tutte le cose e vedi che queste non hanno nulla a che fare con il Padre. Vedi che non hanno nulla a che fare con Yahweh, Hashem, Yahushai. Sì, ma anche proprio le religioni stesse, pensandoci, no? Le religioni stesse che insegnano che non bisogna osservare i comandamenti, che non c'è bisogno di osservare i comandamenti. Eppure la scrittura ti parla di questi comandamenti e ti dice che se non osservi i comandamenti sei un bugiardo, ok? Diciamo che osservare i comandamenti è un atto di fede. È un atto di fede, non sarà un atto di fedeltà. È un atto di fedeltà, pur sapendo che non lo puoi fare tutto al 100%. E infatti c'è la scrittura che mettiamo in pratica gli atti retti.
se qual è il giudice, capitolo 5? Chissà, sì, bravo. Nel canto di Deborah. Sì, sì, sì. Giudici? Capitolo 5. Però lo dice meglio nella... Blue. In inglese lo dice. Giudici 5. 5.11. Sì. Che volevo dire? Posso leggere? Vai. Questo è il libro di Giudici, capitolo 5, versetto 11. Ah, Salaglia, volevo dire che, come diciamo sempre, i comandamenti non saranno i comandamenti che ci salveranno, non sarà osservare sì. I comandamenti che salverà. È un punto che voglio sempre specificare, ok? Perché è vero che insegniamo a osservare i comandamenti, ma i comandamenti sono per il nostro bene, punto primo, ok? I comandamenti sono stati fatti per il nostro bene, i comandamenti di alimentari, della dieta, di comportamento, di relazioni, i comandamenti ti insegnano a essere un miglior uomo, un miglior marito, un miglior padre, ok? Un buon amico, i comandamenti ti insegnano a essere una persona migliore, sono fatti per il nostro bene. E pensa che tutti questi comandamenti fatti per il nostro bene, il mondo l'ha scattato. Sì. Sono andati dietro ai comandamenti delle religioni, degli uomini. E i comandamenti poi servono ad aumentare la nostra fede, che naturalmente è come un allenamento. Quando tu in palestra ti alleni per il corpo inizia a formarsi, a essere più bello. La stessa cosa tu, quando inizi a osservare i comandamenti, il tuo corpo, spiritualmente, sia il tuo corpo... I muscoli spirituali. Ma soprattutto spiritualmente inizi proprio a sentirti meglio, a camminare mentalmente, sei più lucido, sei una nuova creatura, ecco, come dice il Signore Yahweh Shai. Se volete un precetto, questo è Giosuè capitolo 1 versetto 8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Prima c'è la parte. E secondo voi perché i figli di Israele non sono prosperi adesso? Secondo voi perché i loro nemici hanno la padronanza sopra di loro? Perché se tu non segui queste parole qui, essendo un figlio di Israele, non sarai prospero, ok? Cosa succede? Ti arriveranno delle maledizioni, ok? Perché così chiamati negri, latini, nativi indiani o terroni sono nella situazione nella quale siamo? Perché ci troviamo in questa situazione? Perché abbiamo abbandonato le leggi del nostro Signore. E biblicamente è proprio una benedizione. Se tu osservi i comandamenti, attiri su di te una benedizione. Se tu violi i comandamenti attiri su di te una maledizione. Cioè, solo due. È l'ABC questo qua, capisci? Questo è il libro di Giudici 5. E questo i nostri nemici lo sanno. Perché c'è una scrittura proprio in Giuditta, attraverso lo Spirito questa settimana mi devo leggere Giuditta di nuovo, perché l'abbiamo già citato due volte. Giuditta, qua. Sì, ce l'ho. Non ti preoccupare, c'è qua. Se lo tiro fuori. Che i nostri nemici questo lo sanno che quando noi smettiamo di osservare i comandamenti del nostro Signore ci attiriamo addosso le maledizioni. Infatti in questo libro di Giuditta che spiega la storia di questo Loferne che vuole attaccare Gerusalemme, ma prima gli viene avvertito, guarda, che se tu li attacchi adesso non puoi fargli niente, perché il Dio di Israele era conosciuto ai tempi, ok? Era conosciuto, era il Dio che aveva distrutto il regno degli egiziani. Gli egiziani era il regno più potente ai tempi. E io lo ricordo sempre come c'è diventato potente l'Egitto, dai tempi di Giuseppe. Ricordi Giuseppe? La benedizione che Yahweh ha dato a Yahweh Bashai ha dato Giuseppe. Capitolo 5. Quindi li conoscevano e gli dissero vicino alla Ferne, no, devi aspettare, loro se peccano sarà... Capitolo 5, puoi leggere da versetto... Giuditta capitolo 5. Puoi leggere da versetto 17 a giù in mezzo. Questa è Giuditta capitolo 5 versetto 17, dice: e mentre non peccavano davanti al loro Dio, prosperavano. Allora,
Anzi, andiamo un po' di contesto, dai, parto dal versetto 13. E Dio asciugò il Mar Rosso davanti a... Allora, c'è questo qui che raccontava questo l'Ofeno, la cronologia, sì, perché la storia di come i figli di Israele hanno un Dio proprio che li protegge. Okay? Perché abbiate in mente che le nazioni antiche conoscevano proprio i miracoli forti, hanno visto la mano dell'Altissimo. Perché quando si parla di un governo potente, non c'è un governo fino ad oggi che può avvicinare il governo degli egiziani per dirvi che il padre ha preso proprio per il culo gli egiziani come niente, ha ucciso in acqua come niente. In quei tempi era il governo davvero, proprio era la potenza del mondo. Pensa che in Medi Persi, se tu devi fare guerra contro di loro, la prima cosa, c'era un detto in quei tempi là, e si dicono, sarai un uomo matto andare a portare la guerra al re della Persia per la sua grandezza. Oggi pensa che come si chiama, il regno era babilonese, aveva 120 province, e quando si parla di 120 province sta parlando come nazioni al giorno d'oggi, non città, non provincia di Treviso, provincia di... sono nazioni quando si parlava. Quindi in quei tempi le nazioni erano davvero forti. E queste nazioni hanno visto qualcosa di particolare nei figli di Israele, che hanno un Dio comunque che li protegge, ok? E lui stava dicendo a Olofeno, che era il capitano dei re dei babilonesi, che loro hanno conquistato tutte le terre, mancava solo Gerusalemme. E Gerusalemme era una città che era, diciamo, fortificata perché è sulle montagne, sulle montagne, è una città proprio strategica. Ecco perché le nazioni anche a Johnny lo vogliono, perché tu stai là, è difficile lanciare attacchi. L'unico modo che puoi farlo è tagliargli il flusso d'acqua, tagliargli il flusso di cibo, e lo hanno fatto anche i romani nel 70 AD. È lì che è arrivata la grande dispersione dei figli di Israele. Quindi loro sanno, e lui sta raccontando ancora la storia di come prendere questi figli di Israele. Partiamo dal versetto 1, questo dice, Giuditta capitolo 5 versetto 1 dice: allora fu detto a Oloferne, capo dell'esercito di Assur, che i figli di Israele si erano preparati alla guerra, che avevano chiuso i sentieri delle colline, che avevano fortificato tutte le cime degli alti colli e che avevano posto ostacoli nelle campagne. Ed egli si adirò molto e chiamò tutti i principi di Moab, i capitani di Ammon e tutti i governatori delle coste del mare, e disse loro: ditemi ora, figlioli di Canaan, chi è questo popolo che abita nella regione montuosa? Quali sono le città che abitano? Qual è la moltitudine del loro esercito? Dov'è il loro potere e la loro forza? E quale re è posto su di loro o capitano del loro esercito? E questo vi fa vedere il mondo del militare, che questa stessa cosa è applicata anche al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi, prima di andare a fare guerra, ecco perché hanno le spie in ogni nazione. America ha le sue spie, ok? Vanno a studiare, hanno le spie in Russia, hanno le spie qua, le spie là, perché devono avere informazioni. E loro, come noi oggi come figli di Israele, hanno spie tra di noi, ok? E ti dico quali sono le spie tra di noi. È tutto gestito in questo regno per avere davvero spie tra di noi. Perché tu quando ti nasci, la prima cosa, ti danno un'identità intanto, prendono la classe del tuo sangue e tutto. Loro vogliono sapere, sanno tutto. Arrivi a scuola, hai l'insegnante che ti studia, che deve scrivere una pagella di te, i tuoi comportamenti come ragazzo. Loro studiano tutto su di te. E poi devi andare in ospedale, devi prendere delle cose, ti schedano, loro studiano tutto, sanno se sei forte, sanno se tu sei un atleta che sa correre subito, loro sanno come canalizzarti e usarti per guadagni. Ok? Queste spie ci sono fino a oggi, oggi ancora di più. Cosa stanno facendo? Lo Stato finanzia gli Stati Uniti, questi scienziati, fanno alcuni progetti. Un esempio del progetto è, come si chiama,
Ehi, sai che in America hanno fatto un progetto e conoscono i cibi che fanno ingrassare gli israeliti? Eh sì? Secondo te in America c'è il problema di obesità? Chi soffrono questi? Non i caucasici, ma gli israeliti. Perché hanno sparato degli ormoni nei alcuni cibi e sanno il cibo, sanno il cibo che piace il cibo e gli hanno dato degli ormoni e c'è il problema di diabete e obesità. È un giro di soldi. Quindi la stessa cosa, questi qua cercavano di sapere e qua viene scritto così, ma loro si sedevano, studiavano cose, avevano spie. Infatti è andata a chiamare i capi dei figli dei cananei, che sono i cananei, erano i più vicini agli israeliti. Noi eravamo nella loro terra, hai capito? E questi ci studiavano, sapevano cosa, studiavano tutto, la nostra genetica e tutto. Qui poi racconta un po' la storia del nostro popolo. Da quando parla un po' della storia da quando fu da Abramo praticamente fino a che non andammo in Egitto e dice e racconta cosa accade, dice versetto 12: allora gridarono al loro Dio ed egli colpì tutto il paese d'Egitto con piaghe incurabili, così gli egiziani li scacciarono praticamente. Poi uno gli rispose, gli disse questo, dice così gli egiziani li scacciarono dalla loro vista e Dio asciugò il Mar Rosso davanti a loro, poi li condusse nel deserto. Versetto 16: e scacciarono davanti a loro i cananiti, i ferizei, i gebusei, i sichemiti e tutti i gergesiti e dimorarono in quel paese per molti anni. E qui è il punto. Versetto 17: e mentre non peccavano davanti a loro Dio, prosperavano, perché il Dio che odia l'iniquità era con loro. Ma quando si allontanarono dalla via che egli aveva loro indicato, furono distrutti in molte battaglie, molto dolorose, e furono condotti prigionieri in un paese che non era il loro. E il tempio del loro Dio fu gettato a terra e le loro città furono prese dai nemici. Questo, praticamente, quindi gli sta raccontando della storia del popolo di Israele, gli sta raccontando di come quando il nostro popolo, la nostra gente, quando la nostra gente ubbidiva e ubbidisce l'Altissimo, prospera. Mentre quando si allontana dalla via che l'Altissimo ci ha indicato, ci ha dato per mezzo dei suoi servi, siamo distrutti praticamente, siamo nella condizione nel quale siamo. E infatti i governi di giorno d'oggi sanno che noi, quando ci allontaniamo da Yahweh, Hashem, Yahushai, possono continuare a governare su di noi. Secondo te perché? Perché la maggior parte degli influencer sono i Jake, ok? Prendono questi Jake e li usano contro altri Jake, facendoli vedere altre vie. Quando si parla di Jake si parla di è un nickname per i figli di Giacobbe, israeliti. In inglese Jake, in spagnolo Jacobo. Giacobbe, diciamo, in inglese, sai, poi noi israeliti dobbiamo dare un soprannome un po' a tutto. Comunque i Jake rappresentano i figli di Israele. Pensate che Jacob è in inglese, per questo è Jake. I figli di Amalek, così chiamati caucasici, hanno finanziato tanti soldi sulla musica, su hip hop, su R&B e tutta questa roba qui, perché sanno che è una cosa che farà allontanare Jake, ok? Hanno cominciato a finanziare molto sullo sport, sul mondo di... Cercano di tutto per distogliere dalla mira, dalla visione, il focus. E ecco perché dobbiamo essere circospetti, ok? Noi non vogliamo essere come i figli del mondo che dormono ora. Questa è la notte, siamo arrivati alla notte, ok? Alla notte... Buio, dove il buio significa la notte. L'ignoranza. E poi la notte rappresenta anche la fine del ciclo e inizio di un altro ciclo. Di un nuovo giorno, certo. E come si legge poi nella parabola, il Signore Yahawashah viene a mezzanotte. Okay? Mezzanotte. Quindi stiamo entrando nella notte. Cosa succede nella mezzanotte? Tutti stanno dormendo e noi non vogliamo trovarci addormentati a quell'ora là. No, non facciamoci trovare comodi in questo regno qua, ok? Facciamoci trovare come ci stiamo aspettando. Sì, il nostro Signore è alla porta. Quindi viviamo questo mondo, ma non abusiamo di questo mondo, come dice la scrittura. E il tempo che ci resta da vivere in questo mondo qui, come dice Primo Pietro, capitolo 4, versetto 2. Anzi, parto dal versetto 1, dice: poiché dunque il Messia ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Quindi sappiamo che anche noi dobbiamo soffrire,
nel cammino, stiamo vivendo nel regno di Satana, cavolo. Se non ci sono momenti nel quale soffriamo, nel quale non ci sentiamo a nostro agio, nel quale ci sentiamo non ci sentiamo al nostro posto, ci sentiamo sofferenti comunque praticamente, non ci sentiamo bene, cioè è normale, ok? Dice, anche voi armatevi dello stesso pensiero, cioè che colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Infatti rinunciare al peccato fa soffrire. Io mi ricordo quando ho smesso di fumare, cavolo, sono stato male quando ho smesso di fumare, stavo diventando pazzo quando ho smesso di fumare, ok? Non è stato facile, per questo rinunciare al peccato non è facile, cioè devi cambiare proprio le tue abitudini di vita. Ricordo anche quando ho smesso di mangiare maiale, praticamente non potevo mangiare più nessun affettato, sì. Mortadella, salame, prosciutto cotto, prosciutto crudo, solo maiale. Non potevo mangiare il toast, cavoli. Non c'era più niente, eravamo abituati praticamente. Solo toast con maionese. Pane. Io ho scoperto l'altro giorno che la bresaola è carne di bovino. Di bovino. E io avevo scartato tutta quella roba. Anche il cavallo, no? No, no, a me avevano detto che era cavallo. Vedi anche tu, vedi? C'è un. Ah, ok. Vedi? Sono cavallo. Anche io, a me hanno detto cavallo. Ma magari non lo so io, magari è cavallo veramente. No, tutto. L'ho letto, ho visto okay. Che. Come, anche come... sapevo bovino. Bovino, c'è scritto. No, comunque, rinunciare alle cattive abitudini fa soffrire, ok? Per questo, qua dice la scrittura che colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. E qui è il punto, versetto 2, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. E questo è quello che... Gli uomini hanno altre passioni, la nostra passione più importante deve essere il regno dei cieli. Questo deve essere la nostra passione, farcela, essere tra quei numeri in cui quando torna Yahweh Shai non ci troveremo svegognati, ok? Questo deve essere la nostra passione, ecco perché siamo qui. Ogni settimana, okay? Perché noi stiamo lavorando con timore e sacrificio per entrare nel regno dei cieli, e questo è, non puoi entrare nel regno dei cieli tutto così senza aver fatto un cazzo, ok? Devi lavorare la tua salvezza con timore, ok? E questa è la nostra passione. La nostra passione non è quello di diventare il più bravo giocatore di basket tra poco, di sfondare la chat di iTunes come artisti e robe varie. No, abbiamo passioni nuove adesso. Kalalaya Bashmiao Shah. L'Apostolo Paolo diceva, tengo questo, tutto il resto, quello che mi rimane per spazzatura. Assolutamente. Per questione di guadagnare bel punto questo. Cioè che lui valutava tutto quanto mondezza al fine di guadagnare gli Yahweh Shai. Cosa è la monnezza? Cosa che non ti serve? Cosa che butti? Cosa lo ha detto anche a Re Salomone attraverso lo spirito, che è tutto vanità, che qual è la conclusione delle cose, osserva i comandamenti e segui i padri. Mi ha fatto dire una cosa in mente, con la spazzatura che fai, quella che butti, no? Mm-hmm. Adesso noi siamo d'accordo che stiamo passando da un regno a un altro regno, da una casa a un'altra casa. Praticamente il Signore sta per ripulire casa. Transizione. Sta per ripulire la casa, no? Demolire la casa. Tu quando fai uno sfratto, che passi da una casa all'altra, che cosa fai durante lo sfratto? Butti via tutta la roba. Butti via tutto quello che non ti serve. Te ne rendi conto che hai più roba che non ti serve che quello che ti serve? E l'Altissimo è quello che farà quando entreremo nel regno. Tutto quello che non serve lo butterà via, lo distruggerà, affinché poi rinasca nel regno, ma rinasca in ordine nel regno, ok? Perché nel regno, quando noi parliamo di salvezza, si parla di salvezza dal giudizio, ma comunque nel regno entrerà tutta la casa di Israele, come dice la scrittura, tutto Israele sarà salvezza, e anche le altre nazioni entreranno nel regno. Okay? Questo è misericordia comunque. E questo è anche misericordia della Chiesa. Grande misericordia, tutti i Jake. Impazziti che vanno contro i padri, perché i peggiori nemici che abbiamo sono sempre i nostri fratelli. Vedi, okay. Per esempio, se tu metti l'audio, se tu qua spegni l'audio, vedi Ariella che parla, no? Sembra che sta nel pane. E gli metti un altro audio, una canzone. Se con questo è tutto, se non hai più niente, concludiamo. Bene, con questo è tutto, speriamo che questo video possa essere stato edificante. Diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham, Rakakdash. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino per aver insegnato bene la verità della Bibbia, e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele dispersi oggi nel mondo. Shalom. Yahweh Basham, Yahweh Shai Barak Tam.